A voi tutti un cordiale saluto, amici all'ascolto da Oslo Holmenkollen, non per una gara qualsiasi, ma per la gara alla 50 km di Oslo. Siamo quasi alla fine di una lunga e intensa stagione di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo che vede Jiří Kovalčík già in trionfo, una Coppa del Mondo quanto mai incerta al maschile, con un Petter Northug monumentale nelle ultime tappe di Coppa del Mondo. Si gareggia a Oslo, il tempio dello sci di fondo. Un saluto e un abbraccio da Silvano Gaden, con al mio fianco Fulvio Valbusa. Un saluto. 50 km Bubo, pronti a partire. Sono 50 km più famosi del circuito di Coppa del Mondo. Oslo, la collina del Holmenkollen, come tutti gli anni siamo qui sulla mitica. Una volta erano 25 e adesso si è ridotto il giro a 8,3 km, come in grafica ci mostra proprio il giro da 8,3. Giro da 8,3 che di fatto è diviso in due parti, un primo passaggio allo stadio dopo 5 km, seconda parte del giro da 8,3 da 3,3. Tanti punti bonus point di Coppa del Mondo in palio quest'oggi, avremo infatti a ogni giro al terzo chilometro 15 punti al primo, 12 al secondo, via via fino alla decima piazza. Bonus point di Coppa del Mondo, in totale 90 disponibili quest'oggi, più i 100 tradizionali che andranno al vincitore di questa edizione 2013 della 50 km. Di Oslo. Si gareggia in skating con 74 atleti al via, come detto in Coppa del Mondo guida Cologna che rientra in Coppa del Mondo dopo la sosta forzata non al meglio della condizione fisica, e poi un Petter Northug che ormai lo tallona in Coppa del Mondo vicinissimo a soli 23 punti dallo svizzero il norvegese. 4 italiani al via. Ultimi istanti e poi il via della 50 di Oslo. Bubo Valbusa, brividi sulla pelle. Brividi sulla pelle, la 50 di chilometri di Oslo è stata resa famosa proprio per la caratteristica di questa gara, cioè era fatta a cronometro. Infatti ci scrivono sui blog, su Facebook, Francesco Capricotto che dice naturalmente ancora massa start. Questo è purtroppo lo spettacolo che ha voluto lo sci di fondo, più spettacolo, più contatto, poi non spettacolo a seconda di punti di vista. A dir mio la 50 km è nata a cronometro, deve essere fatta d'accordo a cronometro. Con naturalmente questo è lo spettacolo che richiede la televisione, richiede la fissa al momento, di conseguenza si è per fare le gare così, anche se sappiamo benissimo che ormai sono ridotte gare ciclistiche al di fuori della 50 della Val di Fiemme, che è stata veramente una 50 fuori dal normale. A meno che non sia un Oslo come Fiemme 2013 con Johan Olsson, quest'oggi peraltro assente, qualcuno che tenterà sin da subito l'attacco come ha fatto lo svedese in occasione dei mondiali italiani. 74 atleti al via, qualche defezione, la partenza intanto di questo lungo viaggio, un viaggio lungo 50 km, una gara che potrebbe dare in un senso o nell'altro una direzione precisa verso la conquista della Coppa del Mondo, dove Cologna rimane favorito, ma il Northug visto nelle ultime gare di Coppa del Mondo, ultime due gare di Coppa vinte dal norvegese, soli 23 punti di distacco da Cologna, una gara da vivere, gara nella gara. Poi non dimentichiamoci anche di Alexander Lechkov, il russo che è terzo in Coppa del Mondo a 107 punti da Cologna. Coltrane è ottimo quarto, 222 punti di distacco dallo svizzero. Gli italiani in gara, 4 per l'appunto, Clara con il 10, Dicenta con l'11 e la sua decima 50 di Oslo, complimenti, in bocca al lupo. Con il 19 Didin Öppler, con il 20 David Hoffer, pochi ma buoni, speriamo che sia così. Pochi ma buoni, Silvano, l'hai detto, e poco ma buono è anche Dario Cologna, che quest'oggi c'è tantissima carne al fuoco, tantissimi punti come ha precisato Silvano. Beh, sono pochissimi punti che ha di vantaggio, li sono rimasti di vantaggio da su Petter Northug, comunque tantissimi punti durante la pista e naturalmente i 100 finali. Saranno 50, secondo me, che non sarà tanto tattica, perché con tutti questi così sgasate che si faranno per andare a beccarsi questi punti ai bonus point, si sgranerà il gruppo e chissà che non parta anche l'azione decisiva che darà spettacolo a 50 già bellissima di suo. Quintultima gara della stagione, prossima tappa di Coppa del Mondo, o meglio finali di Coppa del Mondo, mercoledì 15.30, diretta live su Eurosport 1 per la sprint in classico da Stoccolma, poi venerdì, sabato, domenica prossima
prossima alle finali di Falun. Siamo in avvio di questo lungo viaggio, un viaggio lungo 50 km, rientra in Coppa del Mondo dopo il forfait della seconda giornata di Lacchi al test di Drammen, Dario Cologna, lo svizzero che guida in Coppa del Mondo, poi c'è un Peter Northug che ha dimostrato una condizione eccezionale nelle ultime due gare di Coppa del Mondo, vincendo e stravincendo con classe, con grinta, con talento, con tutto e di più, sia a Lacchi nella 15 in classico e poi una grandissima prova per Northug in quel di Drammen. Bubo Valbusa, gara nella gara al 50 di Oslo, un tracciato decisamente selettivo, c'è chi intanto la festa questa è la, 50, la vede già, questa è la 50 di Oslo, quelle 50 che ho fatto proprio il giorno prima, si andava a fare la ricognizione della pista per provare le scioline, si notava proprio quel che è il bivacco notturno di questa gente, della gente norvegese che si così assiepa sulla collina di Oslo per godersi fin dal primo giorno, dal giorno prima, questo spettacolo, questa grande tradizione che è inserita dentro in questo Holmenkollen Ski Festival, che tutti gli anni prende proprio il via due giorni prima, e questo qua è praticamente l'apice del Holmenkollen Ski Festival. E intanto subito un colpo di scena, non ha preso il via Alexei Poltajanin, che di fatto alza bandiera bianca verso la possibile, difficile peraltro, conquista per il kazako della Coppa del Mondo. Quindi non parte Poltajanin, non ha preso il via nemmeno Jens Filbrick, il tedesco con il 12. Vediamo se vi sono altre defezioni, comunque due defezioni di peso, quella di Poltajanin e di Filbrick, per la verità tutti e due più alternisti, soprattutto il secondo, e quindi non a loro agio perfettamente in questa 50 in skating. Per il resto non vi sono altre defezioni, quindi non partiti Poltajanin e Filbrick. 74 atleti al via. Un omaggio lo dobbiamo, quando vedrà inquadrato eventualmente, a Billy DeMong, il combinatista americano che, dopo essere stato grande protagonista nella storia della combinata nordica, si cimenta qui nella 50 km di Oslo, dove prese il via anche nel 2011, fu 51esimo. Per lui esperienze anche nell'Angadina Ski Marathon, nel 2012 fu 34esimo. Billy DeMong, 9 vittorie in Coppa del Mondo per lui nella combinata, 21 podi, campione olimpico a Vancouver, bilancio mondiale per Billy DeMong, un oro, un argento ed un bronzo, un grande atleta della combinata che si cimenta nello sci di fondo, tra l'altro ha gareggiato proprio in queste giornate sempre qui a Oslo nelle prove di combinata nordica. Siamo in avvio della 50 km, al comando c'è lo sprinter finlandese Anssi Penttinen. Sì, infatti stavo proprio notando i tre finlandesi in gara quest'oggi, Nuisianen, Penttinen e Lettonen, solamente tre i finlandesi al via, manca forse la loro punta Matti Heikkinen, che sulle 50 potrebbe anche dire qualcosa, ma niente da fare. E davanti adesso proprio lo sprinter finlandese Penttinen, che in una 50 sarà una gara per lui d'esperienza, magari vorrà prendere così spunto da quello che sta facendo Emil Jonsson, preparando magari anche qualche gara a distance. Questa qua sarebbe un po' troppo distance per lui. Decisamente sì, 50 km, 6 giri da 8,3 e 85, bonus point al terzo chilometro, all'11,3, al 19,6, al 27,9, al 36,3, e rispetto allo scorso anno c'è un bonus point in più, 6 e non più 5, l'ultimo bonus point di Coppa al 44,6. In totale 190 punti disponibili, una gara nella gara. Ecco, quanto conta, Bubu, secondo te anche il fatto di avere una squadra assieme a te? Mi spiego. Cologna, beh, non si discute, anche se torna dopo un'influenza in Coppa del Mondo, quindi non sarà al 1000 per 1000. È certo che è un campione a tutti gli effetti. Ha una squadra decisamente meno forte rispetto alla Norvegia di Peter Northug, che schiera Rute, che schiera Sundby, che schiera Jassen, Krog, Jespersen, Jardale stesso. Avere squadra conta in una 50, anche se da Cologna a Peter Northug, forse un po' meno Peter Northug, però Cologna è rispettatissimo quando è in gruppo, di conseguenza non è che si vada ad ostacolare l'azione dello svizzero. Peter Northug può contare invece su una squadra che può dargli una mano, indubbiamente, perché tanti norvegesi... condizione eccezionale, a Drammen ha fatto di tutto e di più. A Drammen ha fatto veramente di tutto e di più, però con le proprie forze, capito, perché è proprio grandissimo veramente campione. Una grandissima condizione
si ritrova adesso Peter Nock, che a dir mio veramente così su un altro pianeta, ha letteralmente spazzato via fior fior di sprinter, e abbiamo visto cosa ha fatto una settimana prima l'Ati. Dunque una condizione esagerata nel momento più essenziale, culmine della stagione, dove si ritrova a pochissimi punti da quella che potrebbe essere la sua così a prendere questa Coppa del Mondo, ad saltare addosso a questa Coppa che però è ancora in mano per il momento a un Dario Cologna, che non si è capito bene se Dario Cologna sia mancato a Latti e poi a Drammen per problemi fisici, o perché ha voluto proprio così. Ufficialmente era ammalato, ufficialmente, però non so, non so, potrebbe essere anche, sai che lui è un calcolatore, magari ha calcolato questa gara. Vedremo tra qualche istante, intanto è lì. Tratto in salita di questa lunga 50 km, bonus point all'orizzonte. Sì. E qui si capisce, si inizia a alzare, o meglio a schiacciare il piede sull'acceleratore, si va verso il terzo chilometro, 15 punti di Coppa del Mondo per il primo al passaggio, 12-10 via via, c'è Lechkov davanti a tutti. Lechkov davanti, con però a seguire, vedete come si infila dentro Peter Nordtug, vuole assolutamente portare a casa subito un po' di punti con Cologna dietro a Lechkov, che non molla neanche lo svizzero. Sono loro tre, i primi tre della classifica di Coppa del Mondo, che si giocano questi primi punti in palio in questo bonus point. Subito andatura piuttosto serrata, poi vedremo dopo il passaggio. Vedete qui questo pianoro che porta al bonus point del terzo chilometro. A ogni giro di fatto avremo gli abbuoni bonus point di Coppa del Mondo, che saranno forse decisivi poi verso le finali di Coppa del Mondo. Lechkov, Nordtug e Cologna. Cologna vuole guarda, è proprio Nordtug. Una guerra Nordtug, Cologna e sembra Lechkov o viceversa. Nordtug, Lechkov e Cologna nell'ordine. Eccoli qua. Allora, i primi tre che si giocano dai 15, 12 e 10 punti. 15 a Nordtug, 12 a Lechkov, 10 a Cologna. Non ha preso il via Alexei Polterani, italiani nel gruppo al passaggio, gruppo ancora piuttosto compatto. Sì, compatto, ma anche si è allungato Silvano, perché Hofer è ventesimo a 20 secondi, dunque si è allungato abbastanza il gruppo. La pista non è larghissima, di conseguenza non permette questo, come si può dire, questo avanzamento del plotone insieme. Si va ad allungare sempre di più, dovuti anche a questi strattoni. Questi strattoni in una 50, però Silvano, si possono pagare, perché se fosse uno adesso all'inizio te lo dici, metti via tanto quanto, recuperi e chiusa la faccenda. Ma dopo, quando iniziano ad essere guarda l'atteggiamento di è sempre, che gli ha detto Nordtug a Lechkov? Si sono parlati, gli ha detto: cosa volevi, fregarmi i tre punti? Non so. In grafica vedete Nordtug, Lechkov, Cologna, Hoffman, il francese Mugel che prende 6 punti, Chainsoff, Mosgrave, Chank, Eriksson e Södergren. Siamo in avvio di questo 50 km, di fatto con i bonus point al terzo chilometro. Nordtug guadagna qualche punto, 5 punti su Cologna. Al momento in classifica virtuale di Coppa del Mondo vi sono solo 18 lunghezze di distacco tra Cologna, che rimane leader, e Peter Nordtug. Ci avviciniamo ai 10 minuti di gara di questa mitica, unica 50 km di Oslo, che ha avuto il suo avvio nel lontano 1982. Allora vinse Thomas Wasberg su Burlakov e Eriksen. L'Italia qui ha fatto piuttosto bene, mettiamo una vittoria nel 97 con Pietro Pillerkotter nella storia dello sci di fondo. Poi seconde piazze per Pietro Piller di Centa, Silvano Barco e Ugo Valbusa, magnifico nel 2004. Sul podio ci sono finiti ancora Pietro Piller nel 2002 e altresì nel lontano 1988. Allora fu Barco secondo con Grillo De Zolt, ottimo terzo. Si fraziona proprio il plotone, circa 10-15 atleti qui davanti che stanno così 12 nel gruppo di testa, con Didi Nockler inserito dentro in questo gruppo. Didi Nockler che ha fatto una grandissima gara in quel di Lahti, veramente un ragazzo che non finisce più di stupirci, adesso in tecnica libera e qua davanti in quel gruppo che sta così tirando, sta portando avanti questa 50 km, anche se è prematura sicuramente l'azione di questo plotoncino. Infatti vedete come si ricompatta piano piano i vari plotoni che arrivano da dietro.
tantissima gente, come nel solco, nella tradizione di questa che, come detto in apertura di collegamento, non è una gara di Coppa del Mondo, è la gara. Vincere qui significa entrare dalla porta principale nella storia dello sci di fondo. E beh, in questa storia ci sono finiti leggende di questo sport come Södergren, che vedete adesso lì tra i primi. Qui Södergren ha vinto nel 2006 e nel 2008, due vittorie per lui, così come per Palu nel 2003 e nel 2005, due vittorie per Vassberg 82-87, due vittorie per Ulvang 89-91, due per Alexei Prokhorov nel 93 e nel 98. A livello di successi assoluti, la Norvegia qui ha vinto 8 volte, 6 vittorie per la Svezia, 2 per la Russia, 2 per l'Estonia, idem per la Finlandia, una vittoria a testa per Canada, Kazakistan, Austria, Germania e Italia con Pietro Pille. Sì, è considerata, dir mio, la, così, la Parigi-Roubaix del fondo, questa 50 km, veramente una storia legata alla tradizione di questa pista. Prima si correva su un giro da 25 km, era veramente uno spettacolo perché si andava proprio in fina, fino in cima alla collina di Amancone, poi giro di boa si tornava. Quando partivi, Silvano, per il secondo giro dovevi essere consapevole di avere benzina a sufficienza, altrimenti se ti trovavi in fondo al giro di boa al 13esimo chilometro del secondo giro, ti azzannavano letteralmente, quelli che erano i tifosi azzannavano, nel senso ti vedevano un po' in crisi e ti davano da mangiare quello che avevano, la salsiccia. Che è successo? È successo anche questo. Mi sono trovato in mezzo a proprio un gruppo di fans norvegesi e non solo, e volevano fare festa con quello che era, che ti era rimasto dentro in quel momento. Ovvio, ecco, momenti bellissimi. Sintomatico per il pubblico di Oslo Holmenkollen, il fatto stesso di essere un atleta della 50 vuol dire già aver vinto, probabilmente prima di essere ancora partito. Se tu negli anni precedenti, Silvano, hai corso questa 50 da protagonista, una volta che ti vedono in pista l'anno dopo e magari ti trovano in difficoltà, tu sei già un eroe, perché per loro lo sci di fondo è sport nazionale, si mastica sci di fondo, e quando vedono veramente un atleta un po' in difficoltà, cioè non gli sembra neanche vero che si fermi e che possa così condividere quello che hanno condiviso loro dalla sera prima, che ne so, la salsiccia, il vino, che non è vino, ovviamente c'hanno i loro intrugli che non è forse il massimo. No, assolutamente non. Ti auguro di assaggiarli, Silvano, perché risusciterebbero anche un morto, dunque veramente incredibile quello che succede sulla collina di Holmenkollen. Allora, siamo al passaggio appena oltre lo stadio, quindi sul primo giro con la Svezia, con Alvarsson, Södergren, Eriksson. In casa Svezia mancano Elner e Olsson oggi, manca Bauer impegnato nella Birkebeiner Rennet, sempre qui in terra norvegese, in quel di Lillehammer, manca Jaks, manca Rönning, il norvegese che ha vinto lo scorso anno, ma in carica classica. In casa Russia non vi sono Belov e Just, Yugov. Per la Francia non sono al via Magnifica e Gaillard, mancano Eikinen e Jauhjärvi. Per la Finlandia non sono al via Teichmann e Dössler, per quanto attiene alla Germania. Allora, fase ancora di studio, due parole su Johan Olsson. Ci auguriamo di vedere una 50 come quella di Fiem. Quel che ha fatto Olsson, chissà che non lo voglia fare Södergren oggi. Gli svedesi, vedi che anche quest'oggi sono lì davanti, ci prova uno che è stato uno dei più grandi patinatori svedesi, Södergren, che qualche anno fa era uno che quando iniziava a partire era quando andava, nona 50 di Olsson, non si lasciava tanto andare. Ora gli sembrano dare qualche metro in questo inizio di questa 50 km, ma attenzione, perché se Södergren trovasse, se ha e trova la condizione giusta e il ritmo giusto, potrebbe anche fare quello che ha fatto Olsson in Val di Fiemme. Dunque un'alleanza per magari con qualcuno che va a riprendere, perché ho visto adesso che si stava staccando dal gruppo un norvegese, ecco qua, detto fatto, e vedete che potrebbero anche succedere qualche alleanza di... Si tratta di Simen Andreas Sven, il norvegese che è stato qui 31esimo nel 2010 a Oslo nella 50. Quando iniziano queste azioni, vedi che fanno un attimino da tappo adesso sia i due svedesi Alfredsson e Rickerson, fanno un attimino da tappo per vedere cosa succede se qualcuno vorrà passare. Ma giustamente in Val di Fiemme è successo che Olsson se n'è andato assieme a Colonia, perché vediamo che Olsson era assieme a Colonia, poi purtroppo Colonia in un ruzzolone tornare giù dalla salita delle, la così temuta salita, cos'era, così non mi viene più il nome, so che era molto dura, davanti anche Silvano per un pezzo, poi ha abbandonato l'idea di portare un ventesimo di salita, la propria carcassa fino in cima. Decisamente sì, abbiamo deviato verso il traguardo.
Ci prova la Svezia, sembra abbastanza concreto il tentativo di Södergren. Södergren, come detto, è una vecchia volpe delle 50 km, non ce ne voglia, la sua nona 50 di Oslo, è stato quarto nel 2002, dodicesimo nel 2003, sedicesimo nel 2004, quinto nel 2005. Qui ha vinto nel 2006 e nel 2008 con distacchi abissali a tutti gli altri. Nel 2008 2.32 su Bauer, quarto nel 2010, 21esimo cedete nel finale l'anno scorso. Queste, Silvana, sono azioni che sono assolutamente snobbate da quelli che sono Lechkov, Petter Northug e anche Dario Colonia, perché ti spiego, due sono davanti, si mangiano quelli che sono i 15 e i 12 punti di bonus point futuri, di conseguenza loro dicono benissimo, così non dobbiamo neanche più fare le sgasate per andare a prendere questi punti, hai capito? E allora sarebbe una gara un po' più tranquilla, un po' più controllata da parte dei big. E che gara sarà, lo vedremo assieme a voi gentili telespettatori tra qualche minuto, una piccola pausa, poi torniamo da Oslo. Legnago. Dopo questa rimarranno, tutto ci sono 1540 punti per chi dovesse vincere tutte le gare e tutti i traguardi volanti. 15 se li è già aggiudicati, di questi 540 punti se li è già aggiudicati Petter Northug, però Dario Colonia è arrivato terzo e quindi ha recuperato Northug su Colonia, 5 punti. Colonia deve giocare sulla difensiva dopo l'influenza patita tra Lahti e Drammen, non ha corso a Drammen, stesso discorso per gli Okoff, stesso discorso nel senso che non ha corso a Drammen. Per incassi quest'anno il più ricco è ancora Petter Northug. I tuoi giocatori preferiti, Eurosport Play. Fa in franchi svizzeri 125.000 e gli Okoff e Dario Colonia nell'ordine sono molto vicini a lui, poco sotto. Gli Okoff ha vinto il Tour de Ski che porta a montepremi molto importante, molto pesante. Il confronto con la più ricca in base al montepremi tra le donne, Justyna Kowalczyk, è impietoso però, perché ha messo in tasca e in banca quasi il doppio. Justyna Kowalczyk, per le gare di Coppa del Mondo, mondiali non c'entrano con questo ragionamento, anche qui siamo su intorno ai 190.000 euro, che insomma lo italiana giù dal podio per niente a FIEM 2013, tutto merito sincero per quello che ha fatto nel finale di Sergei Ustigov, che ha portato la sua Russia al bronzo, e noi con la medaglia di legno, a cui vanno aggiunte anche le medaglie che ormai abbiamo noi e voi soprannominato medaglie d'asfalto, per le quinte piazze dell'Italia nei mondiali di FIEM. Vedersi Ofer Pellegrino nella team sprint maschile di Piller De Berkles in quella al femminile. Un saluto al nostro amico Misconel dal Trentino. Allora, mondiali ormai archiviati, siamo quasi alla fine della stagione, un'Italia che a tratti ha fatto bene quest'anno, è mancata nelle ultime gare di Coppa del Mondo nelle sprint, ci si attende, Bubo, qualcosa di importante dall'Italia nella 50 di Oslo, dove abbiamo peraltro una buona tradizione. È una buona tradizione in questa che è la nostra tecnica, è sempre stata la tecnica dove noi italiani abbiamo sempre dato di più, una tecnica libera, e in una 50 di Oslo dove tante così componenti o tanti spiriti ti possono... Tra le componenti odierne il cambio degli sci, 5 volte certo, puoi cambiare. Ma certo che sì, anche questa vista in una certa maniera, però è per così mettere tutti quanti nelle stesse condizioni magari, e non penalizzare un atleta se magari la mattina ha scelto lo sci sbagliato, o se durante la gara uno sci perde di consistenza. Allo stadio. Si cambia allo stadio. Si cambia allo stadio, sono 5 i cambi a testa, dunque... vedete i box, vi sono gli sci per l'eventuale cambio. Si può cambiare, vedete che adesso intanto c'è quella fase di rifornimento dove Petter Northug un attimino prende... Meglio stare avanti. Sì, è meglio stare avanti perché altrimenti può succedere anche qualche contatto nella fase di rifornimento. Questo, quello che vedo io è che magari gli italiani, come mi diceva e ne parlavamo con Paolo Riva pochi minuti fa, si potrebbe tentare un attacco, potrebbero anche tentare un attacco magari su uno
su, che ne so, su, su quello che può essere una pausa di cambio sci. Nessuno cambia sci. Per il momento vedete che nessuno assolutamente in questo giro ha preferito cambiare. Probabilmente le condizioni della neve non sono così aggressive e si preferisce non cambiare. Intanto chi vuole interagire con noi ricordo che lo può fare sulla pagina Eurosport di Facebook, dunque se volete, se avete qualche curiosità, noi vi risponderemo volentieri. In tanti ti dicono e ci dicono quanta nostalgia per la vecchia 50 cronometro. Va detto con chiarezza, penso che anche gli stessi atleti la vedono come voi, amici all'ascolto dalle vostre case in Italia. Il problema è che la fissa è un po' solida in questo senso qui. La 50 e la gara cronometro non ce ne vogliono i vincitori di una mass start. Abbiamo giunto con Dicenta a Torino, siamo stati veramente vicinissimi all'emozione viva di Johan Olsson in Val di Fiemme, ma la gara cronometro ha un altro fascino. Gara cronometro, sei sicuro Silvano che la gara cronometro vince il più forte di quella giornata? Vince chi ha più banane in quella giornata. La gara in linea si banane sa, tradotto in benzina, ecco. Tradotto in forza. Esattamente. E mentre si sa che la gara in linea, ragazzi miei, è composta da tantissime componenti, è quello che è. Gli svizzeri intanto là dietro mettono il becco davanti per tenere d'occhio Södergren e Sven. Infatti, appunto la 50, dicevo Silvano, è composta da tanti fattori, è lo sci, è il contatto, è il poter passare, il non poter passare negli ultimi chilometri. Bisogna essere scaltri, anche questo è il fondo, e chi vuole questo fondo deve assolutamente goderselo così com'è, come lo vedete adesso qua in queste immagini, con tanti atleti che non vanno a spasso, tra parentesi, però non è che tirino a maniglia dal primo all'ultimo chilometro, però gestiscono le forze per poi tirare gli ultimi 3-4 chilometri. Questo è il fondo delle mass start e sinceramente anche a me non piace, perché io sono del vecchia idea dello sci di fondo, pronti via, partenza maniglia, tenere giù il gas e arrivare, hai capito? Questa è la mia opinione dello sci di fondo. Poi naturalmente non siamo noi a comandare, non sono gli atleti, e dalla fissa alle TV e compagnia bella fanno sì che le gare devono essere disputate così, cioè in linea. Intanto un dato anche su Billy Damong, il combinatista che si difende comunque, viaggia a 44 secondi di ritardo dalla testa in fondo al gruppo, al passaggio al 8 e 3, siamo già sul secondo giro. Finale di stagione anche per la Coppa Europa, si gareggia in questa giornata a Dubiaco Toblach in Alto Adige. Ieri nel prologo vittoria per la svizzera Krista Jäger, nel prologo donne Frasnelli ha vinto al maschile con Terzo Clementi, al femminile migliore italiana ieri Elisa Broccar quinta, la Cavalar sesta. In ambito Coppa Europa Junior, vittoria ieri nel prologo per Vittoria Karl, la tedesca, con quinta la promettente italiana Boden. Al maschile ha vinto Livio Biller, lo svizzero, con sesto Tanello, ottavo De Fabiani. Oggi seconda giornata di Coppa Europa, domani conclusione della Coppa Europa a Dubiaco. Oggi nella 5 km in classico ha vinto Sadie Bjørnsen al femminile su Ringwald, con Schitzko la tedesca terza, ottima quarta Scardoni giù dal podio per meno di un secondo, decima Ilaria De Bertolis. Sempre in Coppa Europa, vittoria per il francese Bastien Poirier su Bing e Göring, con terzo per il merito anche Mattia Pellegrin, terzo assieme al tedesco Franz Göring. Bene dunque Pellegrin, quinto Rigoni, settimo Gullo, nono bene il valdostano Daniel Giulia. Sempre dalla Coppa Europa di Dubiaco, in ambito junior ha vinto Teresa Stadlober, l'austriaca figlia di Alois Stadlober, al femminile. Al maschile ha vinto Livio Biller, lo svizzero, doppietta dunque per lui dopo la vittoria di ieri. Quinto De Fabiani, ottavo Tanel, 19 Cappelletti, 23 Simeon, 24esimo. Un pensiero anche per l'abruzzese Antonio Giulio Ruggero. Quindi Coppa Europa che si chiuderà domani con le gare di inseguimento 10 e 15, 10 km per le donne in skating, 15 per i maschi, ultimo atto della Coppa Europa che tra l'altro ha fatto tappa con enorme riscontro e complimenti unanimi da parte della FIS anche in quel di Madonna di Campiglio. Quindi complimenti allo staff di Michele Maturi, Walter Maestri, Michele Reiner per le ottime gare di campo Carlo Magno. Torniamo allo sci di fondo di Coppa del Mondo, Oslo Mencola e Bubu Valbusa. Sì, ancora i due al comando, Södergren e il norvegese Sven davanti a menare le danze. Ho visto intanto un giorno di Centa pimpante davanti nel gruppo che seguiva, e probabilmente ha fatto anche un'accelerata perché ho visto che l'Hedgecock era in spinta nel momento che hanno staccato. Infatti lo vediamo Giorgione di Centa, probabilmente chi ha debuttato nel 98, 15 anni or sono nella 50, la dice lunga 15 anni fa Giorgione di Centa.
proprio la dice proprio lunga. Eccolo qua davanti a tentare la rincorsa, sta bene, non ha partecipato alle gare di Lahti, ha saltato Drammen e qui ha preparato una 50 km. Non so se Giorgio abbia preparato, non so, so che non è un amante della dieta dissociata e lui ormai l'esperienza ce l'ha, le forze, sa dosarle e magari è arrivato qua bello carico. Sapevamo che è tornato fuori da un mondiale alla Val di Fiemme carico, purtroppo per lui non è arrivato niente, ma tanto di cappello ancora, vederlo lì davanti il nostro quarantenne della squadra azzurra. E intanto Søren e Sven viaggiano sempre in parallelo, prossimi al passaggio alle 10.05. E dopo il passaggio vedremo anche reso conto, come nel nostro stile, su quello che succede nel pianeta giovani dello sci di fondo italiano con i campionati italiani ragazzi. E vedremo sì i risultati, ma soprattutto qualche indicazione su quello che sta succedendo in questa giornata in Valle d'Aosta con gli italiani ragazzi, con 14 comitati impegnati, con circa 300 ragazzi che sono poi a ben vedere il futuro dello sci di fondo italiano. E come se ne abbiamo bisogno di un futuro per questo sci di fondo che viene da qualche stagione con poco azzurro e parecchio grigio. Södergren e Sven viaggiano appaiati, ma là dietro adesso si spinge sull'acceleratore e lo fanno Lechkov sulla sinistra e Vicenta sulla destra. Vedete come la posizione di Vicenta, questo l'assa lunga, la dice lunga sulla condizione di Giorgio, bello dritto, assolutamente sembra in quasi in una fase di relax Giorgione, eppure hanno recuperato qualcosina sul duo di testa. Comunque è un bel andare quello di Giorgio, e qua anche Clara, poi vedo anche Didi Nockler che passa assieme a David Hofer, dunque siamo abbastanza avanti, gli azzurri sono abbastanza nel gruppo quello avanzato. Prossimo atto di Coppa del Mondo, le finali con la sprint di Stoccolma mercoledì, poi venerdì, sabato e domenica l'ultima gara della stagione. Venerdì prossimo avremo il prologo tra train skating per i maschi, sabato prossimo la 15 di massa in stile classico, poi il pursuit domenica prossima, ultimo atto della Coppa del Mondo. Prendono parte le finali migliori 50 di Coppa del Mondo, l'Italia avrà nelle finali Vicenta, altresì Clara, il primo e dodicesimo in Coppa, Clara è 29esimo, dovremmo avere anche Hofer, anzi ci sarà 34esimo, Pellegrino 41esimo, dovrebbe rientrare nei primi 50, Nöckler 47esimo, quindi un po' al limite di far parte o meno del gruppo dei migliori 50 al mondo impegnati da mercoledì in Svezia nelle finali di Coppa del Mondo. Intanto dietro ho visto che Peter Northug ha dato subito un'accelerata che a seguire Lechkov non molla l'osso, ma Dario Colonia non ha risposto subito, ma bensì è stato il suo, no, l'americano che Hoffman. Segue Hoffman, che segue le code di Lechkov, sembra un attimino disinteressarsi adesso Peter Northug di quello che sono i punti da andare a raccogliere, lascia andare Lechkov, probabilmente fa gara su Dario Colonia, però i 15 punti se li portano a casa o Södergren o Sven, sono questi due che si aggiudicheranno i 15 punti di bonus point all'11-3. E ci siamo, vediamo là dietro che succede, c'è Lechkov che guadagnerà qualche bonus point di Coppa del Mondo, siamo all'11-3, 15 punti vanno a Södergren, ma lontano in Coppa del Mondo, Sven ancora più lontano, con il passaggio di Lechkov che porta a casa con questo passaggio altri 10 punti bonus di Coppa del Mondo. Sì, Peter Northug assieme a Dario Colonia, dunque Dario Colonia perderà un punto su Peter Northug. Colonia è sesto, Northug è quinto, quindi Northug prende 6 punti, Colonia questo intermedio è sesto, con la sesta piazza porta a casa 5 punti. In totale sin qui Northug porta a casa un bonus point, 21 punti al momento, 22 ne prende Lechkov, 15 Colonia in totale, quindi sostanzialmente al momento cambia poco, qualcosina si in Coppa del Mondo, rimane leader Colonia, ma la gara è ancora decisamente lunga. La gara è proprio ancora lunga e vediamo proprio nel replay come Södergren porta a casa i 15 e poi Lechkov ci crede ancora, Lechkov a portare a casa punti per sognare. Il problema per Lechkov sta nella sprint di Stoccolma. Ah beh, altrimenti lui chissà. Uomo sprinter non lo è assolutamente, mentre sappiamo benissimo che Northug e anche Colonia possono dirle loro sulle gare sprint. I pesi. Vediamo anche gli italiani, il gruppo si va man mano allungando all'11-3, Dicenta paga 13 secondi 8, è tredicesimo,
Clara sedicesima 19-6. Viaggiano con Krug, con Rutte, quindi con ottimi pattinatori. Hofer 23esima 28 secondi a 3. Neukler paga 30 secondi 8. Il gruppo si va comunque allungando. Si è allungato, sì, è proprio una fila indiana lunghissima, spezzettata anche. Questa fila indiana è stata appunto resa tale per quello che è successo nei bonus point, ma probabilmente adesso si ricompatterà il gruppo, perché per il momento non ci sono bonus point. Il prossimo bonus che andremo a provare sarà il 19-6, dunque passeranno un po' di chilometri e probabilmente si ricompatterà e diventerà di una 15, forse 20 unità il gruppone dei battistrada. Oselman Kolen, domani c'è in programma la 30 km, Gisina Kovalcic ha vinto già la Coppa del Mondo, rientra Marit Bjørgen, attesissima dinanzi alla sua gente. Per Marit Bjørgen una stagione comunque trionfale con un grandissimo mondiale in Val di Fiemme, tornerà domani in Coppa del Mondo. Lei che qui a Oslo ha già vinto la 30 km nel 2012 e nel 2010, record di successi per Cepalova e Lazzutina. Anche per la Bjørgen ci sono tre vittorie, Bjørgen dunque con le vittorie, ripeto, 2012, 2010 e aggiungo anche quella del 2005, quindi domani potrebbe anche puntare la quarta vittoria la Bjørgen nella 30 km di Oslo Holmenkollen. Ripresi dunque Södergren e Sven, Lechkov brillante, Cologna calcolatore, Northug è sempre lì, Northug che al momento porta a casa come bonus punti di Coppa del Mondo 21 punti, Cologna ne becca 15 nei due bonus point sin qui assegnati, Lechkov ne porta a casa al momento 22, Lechkov comunque rimane piuttosto lontano a più di 100 punti da Cologna in classifica di Coppa del Mondo. Northug invece si avvicina allo svizzero, aveva prima del via 23 punti, con i bonus point conquistati guadagna qualcosina nei confronti dello svizzero, guadagna 6 lunghezze, quindi siamo di fatto a 17 punti al momento in Coppa virtuale tra Cologna che rimane leader e Northug che lo insegue a 16 punti. Sì, intanto ci scrive anche il mitico Bruno De Bartolis, l'unico azzurro. Non l'unico, è stato uno che ha fatto una grande gara. Guarda, prima di insomma poi leggere quello che ci ha scritto, sì. Bruno, io dico questo, ecco, spesse volte diciamo abbiamo perso per strada dei talenti, ecco, in assoluto Bruno De Bertolis è quello che abbiamo perso di prima di e più di tutto. Ragazzi, ha fatto una Vasalopete, abbiamo visto che ha portato a casa un, adesso se non vado a errare, miglior italiano, 14esimo posto, perdonami se non ho azzeccato. Un uomo di lunga distanza, ragazzo di testa, di talento, l'abbiamo perso. La colpa è un po' di tutti, il fatto sta che non bisogna più perdere in futuro, chiunque sia il direttore agonistico della squadra italiana, perdere talento come Bruno De Bertolis, uno dei tanti. Infatti, Bruno De Bertolis che ora appunto corre in gara. Adesso può anche averci insultato, tra virgolette, ma no, sulla... No. Questo è il nostro pensiero, vai. Lui fa così delle puntualizzazioni su quello che è la gara mass start e a cronometro. Lui corre ormai tutte le mass start, perché anche la Vasalopete sappiamo che non parte naturalmente a cronometro, però dice che sì, parole sante, sono le belle le partenze in massa, però un po' di cronometro non farebbe male, perché si capirebbe un po' di diciamo più. Diciamo che ci può stare l'uno e l'altro. Ma sì, ma non così, perché ormai questa gara adesso si fa sempre in tecnica, sì, in tecnica, però mass start. È un po' più cronometro, ti do ragione Bruno, non farebbe proprio male. Allora, flash come promesso anche dallo sci di fondo giovanile, campionati italiani ragazzi, ieri la Gimcana in Valle d'Aosta a Cogne con le vittorie di Alice Antonioli, le prese dalla Valtellina su Noemi Glarei del Gran Paradiso, bronzo nella Gimcana ieri per Emily Janté, e poi nella gara al maschile titolo italiano per il figlio d'arte, il papà Aldo Cristile, è stato atleta di buon livello nazionale. Cedric Cristi ieri ha centrato il titolo italiano davanti al friulano del Camosci Davide Graz, con bronzo all'alto filano del Monte Cogliance Luca Del Fabbro. Noi citiamo nel nostro stile anche gli ultimi tre al traguardo ieri, che per noi hanno una medaglia ugualmente d'oro, d'argento e di bronzo al collo, ovvero Marta Moria, Francesca Veglia, Nina Rovera, e al maschile Carmine Trotta del Capracotta, Matteo Ribette del Prali, e per il bismantro Emanuele Zanini. Tutto questo per dire che sì, noi diamo spazio, come giusto che sia, al fondo giovanile, ma soprattutto al fondo nel suo assieme, al di là di medaglie, al di là di titoli. E poi per quanto riguarda la gara di Cogne di ieri, bellissima cosa è successa, nel senso che è stato retrocesso colui che di fatto aveva vinto il titolo italiano, Stefano Della Giacomo, per salto di porta nella Gymkhana.
guardate bene, siamo nell'uscita di fondo. Ebbene Stefano, con assoluto fair play, ha accettato la penalizzazione, così come il suo comitato, così come il suo C-Club, l'Unione Sportiva Cermis. Ieri ha vinto non una medaglia d'oro questo ragazzo, due medaglie d'oro tra l'altro. Oggi, seconda giornata di italiano, poi torniamo alla Coppa del Mondo. Gara in classico con al maschile 3750, titolo italiano per Davide Comensoli, le prese Valtellina, argento Cermis Stefano Della Giacomo, proprio lui, complimenti. Bronzo confermato dopo ieri per Luca Del Fabbro, quarto Sadiq Cristi, quinto Didier Chanoine del Valdigno Montblanc. Al femminile, titolo italiano a Siva, Noemi Glarei davanti alla Valtellinese Le Prese, Alice Antonioli, bronzo per Carola Della Giacoma, quarta la figlia di Fabione Mai, Valentina Mai, quinta Emily Jantè. Domani si chiude con le staffette. Il fondo italiano ha bisogno anche di voi ragazzi. In bocca al lupo, buon viaggio. A domani. Abbiamo bisogno, sì, Silvano, dei nuovi leve che arrivano. Intanto vediamo che la 50, come si prevedeva, è tornata ancora un grande folto gruppo, tutti a quanti ancora vicini, si è ricompattato completamente, a dir mio, tutti quanti, anche se sono in Finlandiana in questo tratto di discesa, ma il gruppone si è proprio unito tutto quanto, perché naturalmente fino al 19:03 non ci sarà più bonus point, di conseguenza nessuno prende l'iniziativa di andare avanti e tirare, anche se i russi, Lechkov è sempre lì davanti con il compagno di squadra e Cernuso che non molla, o Vilek Zanin, adesso non ho visto bene chi era. Comunque anche i nostri azzurri sono qua nelle prime 25esima posizione, ma questa qua è la gara in massa start che continuano a scrivere. Anche Jacopo Alverà dice naturalmente è fatta per lo spettacolo, sì, come sono le gare sprint, però la 50 non è una gara sprint, e qua bisogna vedere il valore dell'atleta. E a dir mio, ancora una volta, così bisogna cambiare il modo di vedere dello sci di fondo. Vabbè. Allora, ci sono i russi al comando mentre ci avviciniamo al passaggio al 15:100. A tirare le fila adesso è Chernusov, un mondiale sottotono per lui in Val di Fiemme, con lui c'è Lechkov, Södergren, Perl, Cologna, Sven, via via gli altri. E qui l'andatura sembra abbastanza importante, il gruppo si sta sgranando piano piano. Ma sai cos'è, Silvano? Perché quando si è in questi gruppi, quando si trovano le salite o le rampe, cosa succede? Si forma questo elastico. L'elastico è una sorta di, adesso come avete visto c'è stato il russo che è andato a beccarsi da bere, per andare a beccarsi da bere fa una sgasata, va in cima alla salita, poi tiri, freni, tutto il gruppo si ricompatta, poi per ripartire nella sequenza, nella salita successiva si allunga, è proprio una sorta di elastico che fa molto male, perché tu essendo dietro questo elastico lo puoi fare anche 10 volte. È quello che tu hai fatto con me in Val di Fiemme. E l'elastico che avevo fatto che? Però, capito. Però il tuo si è rotto subito. Sì. Sganciato letteralmente. Vabbè. Allora siamo nella parte che va dal 1500 al 15:09, dunque verso il terzo di gara di questa 50 km. I russi adesso guidano con Ilya Chernusov e con Alexander Lechkov. I russi qui hanno vinto con Alexei Prokhorov due volte, nell'88 allora davanti a Yelmez e Teadeli, e ancora prima nel 93 davanti a Skjeldal e a Sture Siversten. L'Italia non vince qui da lontano 1997, il 15 marzo, una giornata epica, con il trionfo di Pietro Piller, che tra l'altro salutiamo, è stato nostro compagno e che compagno di viaggio in Valle di Fiemme, lo ricordiamo partecipe anche lui di un mondiale che personalmente porterò per sempre nel cuore, noi e tutto il clan, diciamo così, degli Randagi di Fiemme 2013. Russia, siamo alle 15:09, il gruppo si allunga, Chernusov, Lechkov, Södergren, Perl, Fischer, c'è la Svizzera che copre bene Cologna in questo avvio di gara. Sì, ancora, vedete come Lechkov sempre, lui è un generoso, proprio è davanti che tira, che fa il ritmo, non vuole probabilmente neanche rischiare niente, lui non è un'aquila in discesa, di conseguenza vuole assolutamente rimanere fuori da quelle che sono le problematiche contatti che in una situazione del genere ci possono stare, perché vedete quanti atleti sono lì e vogliono stare davanti. La pista, ripeto, non è stretta ma non è larghissima, di conseguenza quando ci si trova in 20-30 atleti che vogliono passare anche per andare a conquistarsi un bonus point, ci vuole un attimo per spaccare un bastone o addirittura anche uno sci, e di conseguenza Lechkov preferisce rimanere davanti, e questa sua generosità tante volte l'ha anche penalizzato, è rimasto fuori da quelli che sono stati i giochi finali magari di un eventuale sprint. Comunque un modo di correre che assolutamente non biasimo, ma do ragione a
a Lechkov che corre in questa maniera. Lechkov qui è stato settimo lo scorso anno, per quanto riguarda il suo rapporto con la 50 km, atleta sì, di grande talento, ma nella 50 non è riuscito sempre a esprimere tutto il suo peraltro enorme potenziale. In Val di Fiemme una gran gara per lui, ma alla fine purtroppo non ha raccolto niente, ha chiuso quarto di mezzo Colonia Poltrani, è un monumentale orso, meglio di mezzo, davanti a Alexander Lechkov nella 50 in classico di Fiemme. Vediamo Silvano adesso se su questo passaggio allo stadio qualcuno girerà a destra per andare a così a cambiare per la prima volta gli sci. Nel giro precedente nessuno lo ha fatto, vediamo se qualcuno magari adesso ritiene opportuno passare nel box e cambiare gli sci. Vedremo subito, perché qua o si gira a destra, si va a cambiare, eccoli qua, cambiano praticamente, anzi no, allora vediamo un po', c'è chi cambia cambiare. E qualcuno no, gli svizzeri no, tirano dritto. Gli russi cambiano. Cambiano praticamente tutti. Queste sono azioni che fanno sì che il gruppo si sgrani. Allora, va avanti Fischer, eccolo qui, va avanti con il 16 anche Kjodin Pegl. Può essere una tattica questa, Silvano, di dire non cambiamo, proviamo, anche perché cambiano gli italiani tutti. Questi box mi sembrano lenti, nel senso che il tragitto per andare a cambiare gli sci è molto un po' più lungo del solito e si possa guadagnare anche un 25-30 secondi. Ecco, il Val di Fiemme perdevi molto meno, questo sì, la sensazione c'è. Infatti questo forse è un box un po' penalizzante per chi deve cambiare di sci, e di conseguenza quando Nortug è entrato a Colonia tutti sono entrati, probabilmente ritengono loro quelli più da guardare, da gestire, hanno preferito andare a cambiare praticamente tutti. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo da Oslo per la 50 km. Non andate via. Ha terminato di continua ad essere in gara anche Bill DeMong, il campione olimpico di combinata nordica, che 65esimo prende 1 minuto e 40, ed ecco qui l'attacco dei due svizzeri dietro il bielorusso, e questo potrebbe essere un diversivo importante, punti che potrebbero anche andarsene, potrebbero anche sacrificarsi solo per fare la volata, poi farsi raggiungere, magari poi cambiare gli sci. Tutto questo porta via punticini. C'è David Hofer nella parte alta del gruppo, subito dietro rispetto a Dario Cologna, dietro con il 4 Petter Nordic, con il pettorale rosso c'è Alexander Liokhov, con lui il numero 26 Noah Hoffman, uomo di fondo, sta facendo passi da gigante questo americano. Il gruppo nuovamente adesso compatto, quasi tutti si sono fermati allo stadio per il cambio del materiale. Gubo sicuramente è un dato che può dare anche un là ad una gara piuttosto che a un'altra. Considerazione mia forse banale, diciamo che in tecnica classica il materiale forse è ancora più decisivo rispetto allo skating. Ma sì, perché la tecnica classica è composta da due componenti, tenuta e scorrevolezza. Qua ci vuole solo scorrevolezza, magari lo sci tiene un po' di più, naturalmente dopo 15-20 km sci potrebbe pulirsi da quella che è la paraffina di scorrimento, allora si preferisce cambiare. Però qui ho visto appunto in questa zona di cambio è molto lunga e qui davanti inquadrati gli svizzeri potrebbero avere guadagnato anche una trentina di secondi preferendo appunto non cambiare gli sci, e 30 secondi invece Colonia ha cambiato. Eh sì, 30 secondi recuperarli in una 50 sono sforzi che devi proprio importi e fare, e non è semplice recuperare. Dunque questa è una strategia già pensata a tavolino, oppure potrebbe essere una strategia pensata dagli svizzeri per non andare a penalizzare Dario Colonia, nel senso i due lasciamoli andare avanti, vanno a prendersi i punti, lasciamo Dario Colonia indietro col gruppo, così
deve fare meno sgasate, magari l'Aero Colonia patisce un po' più le sgasate di un Petter Northug. I due sono Fischer e Tail. E di conseguenza sarebbe stata una tattica anche probabilmente studiata a tavolino. Qualcuno vuole, vedete, tornare sotto sul duo di testa, ma il ritmo degli Michael svizzeri... Semenov e poi c'è Lyle Lettonen. Il ritmo degli svizzeri è bello battente, dunque faranno fatica adesso a ritornare sulla testa il gruppone, perché se l'azione degli svizzeri sarà continua e battente, non facciano proprio la fine, o meglio per loro, di Johan Olsson in Val di Fiemme. Infatti vedete come il gruppo dietro è ancora tutto compatto, dunque la velocità non è così appunto eclatante. Guillermo Fischer, tra l'altro, qui ha fatto già gran belle cose, è stato terzo nel 2008 dietro Södergren e dietro Lukas Bauer. Nella circostanza Bauer vinse con 2.32, distacco abissale su Bauer. Fischer chiuse a più di 3 minuti. Un atleta che in skating sa il fatto suo, reduce dal quarto posto a memoria dell'Engadin Ski Marathon dell'ultimo fine settimana. L'Engadin Ski Marathon che ha visto il trionfo, tra l'altro, con Fis Marathon Cup Play d'azzurro Sergio Bonaldi. Con lui c'è Kjørdin Pegl assieme a Fischer. Kjørdin Pegl con il Petrale 16. Pegl lo scorso anno qui ha abbandonato, è stato undicesimo nel 2010. È un atleta che a Fiemme ha fatto discrete cose, sesto in staffetta. Poi per lui in Val di Fiemme un'undicesima piazza, 32esimo nella 50 km in classe. Il ritmo degli seguitori del gruppo qui, Silvano, non è così alto. Infatti ho visto anche David Offre che si è letteralmente alzato. Ahimè, io credo che questi davanti hanno un bel margine ormai, sarà sulla trentina i secondi di vantaggio sul gruppone, forse anche qualcosina in più. Distanche iniziano ad essere piuttosto pesanti. Adesso attendiamo il prossimo intermedio, saremo al 18.8. Vuoi per il cambio, vuoi per il forcing del duo svizzero, distacchi che iniziano ad essere piuttosto interessanti, anche se siamo ancora sotto il 20° chilometro. Fischer e Pell sono assieme, Semenov viaggia a pochi secondi, Lettonen è una quindicina, poi c'è il gruppo che va dai 28 di Lechkov e poi che si va allungando. Ad esempio abbiamo distacchi già intorno al minuto per Dimitri Yaparov, per Thomas Northug, per Pettersen, e lo sprinter che si cimenta quest'oggi nella 50, lontano anche Devon Kershaw, 44esimo a 1.04, con lui c'è Richardson, c'è Martin Bajcic, atleti intorno al minuto, Neukler 40esimo a 1.02, quindi il cambio dei materiali qui è una strategia sì, ma è lungo. È un cambio che deve essere un attimino ragionato, perché se becchi 25-30 secondi, Silvano, non sono assolutamente pochi. Si guarderanno in faccia tutti quanti prima di cambiare o di pensare di cambiare gli attrezzi. Intanto Semenov ha agganciato il duo svizzero che era in testa, dunque sono in tre adesso a condurre. Sembra voler ritornare anche il finlandese sul gruppo di testa, Lettonen, che è un attimino ancora staccato. Ritorna anche il gruppo, ma con ritmo abbastanza tranquillo. Mikhail Semenov è stato decimo in Val di Fiemme nella team sprint, atleta della Bielorussia lì con Sergei Dolidovic. Semenov ha preso parte anche al Tour de Ski, aveva chiuso a 35esimo, qui è stato 58esimo lo scorso anno nella 50 km. Vediamo il distacco, siamo al passaggio al 18.8, Pearl, Fischer, Semenov assieme, Lettonen a 9.6, poi il gruppo con Lechkov, Colonia, Hoffman, Ofer, Sinvicenzov dai 31 secondi in avanti. Sì, c'è anche Clara, Ofer e Dicenta, non vedo Didi Nockler nel gruppo diciamo compatto dei big. Lui viaggia circa un minuto, mentre gli altri italiani sono intorno ai 34-36 secondi. Sì, nel gruppo appunto i tre azzurri sono nel gruppo che insegue. Northug questa... 37-2, 18esimo. Dicenta giusto dietro. Sì, praticamente sono assieme. Vediamo anche qua nelle immagini come David Offer con il 20 sia lì proprio dietro a Dario Colonia. Dunque sono lì un gruppo un po' allungato, ma non così alto il ritmo. Infatti vediamo intanto che gli svizzeri qui potrebbero andare a prendersi quello che è il prossimo bonus point. Intanto hanno abbandonato anzi Penzinen, Christian Tetli, Renimo, il francese Christophe Peria Colomb non sono partiti, Philbeck e Alexei Poltarano. Intanto ci scrive anche Stefano
Benigni che dice una bellissima considerazione. Prima di tutto il fascino che aveva questa la 15 km di tecnica classica, la vecchia Gundersen, dici bene caro Stefano, tanti ricordi legati a quella gara e tanti ricordi anche positivi. Sarebbe una gara spettacolare da reinserire ancora nel circuito di Coppa del Mondo, perché a dir mio è ancora la gara più bella che esisti e che esista nel circuito di sci di fondo. Dopo lui ha delle considerazioni molto intelligenti, e se vogliono fare gare spettacolari facciamo una 30 km con 10 sprint, ogni 3 km una tirata, ogni 3 km una tirata, non sarebbe male, perché sarebbe molto spettacolare, gli atleti dovrebbero farsi praticamente delle belle smanigliate che non farà sicuramente bene, però bella considerazione. Poi per finire dice anche se vorrei fare una team sprint che si corre in coppia, uno in tecnica classica, uno in tecnica libera. Considerazioni che posso anche naturalmente promuovertele tutte quante, anche se la prima era scontata che te la promuovessi, caro Stefano. Allora ringraziamo Stefano Benigni e tutti voi che ci state dando un contributo via Facebook. Bonus point, siamo al passaggio al 19-6. Vediamo chi tra gli uomini che lottano per la Coppa del Mondo ha preso dei punti. Lechkov ha preso 6 bonus punti di Coppa del Mondo, ne ha presi 4 Colonia, non ne ha presi invece Nordtug. Dunque vedete in grafico. Infatti torna quasi a riappianare, vediamo se mi viene, la situazione di partenza con Peter Nordtug, che era partito con 23 punti di stacco da Dario Colonia, e adesso sono 21 al momento. Dunque, chi guadagna qualcosina in più degli altri è Lechkov, che sin qui porta a casa 28 bonus punti di Coppa del Mondo, 21 ne prende sin qui Nordtug, 19 Colonia, quindi sostanzialmente distacchi che rimangono quasi immutati al momento in Coppa provvisoria, diciamo così, virtuale. Guida Colonia con 21 punti su Nordtug, ne aveva 23 prima del via della 50 km. Lechkov rispetto a Colonia guadagna al momento 9 punti, in partenza ne aveva 107, quindi siamo a 98 punti di distacco per Lechkov da Colonia. Lechkov tra l'altro ha vinto il Tour des Skis, quindi uomo che si trova bene, peraltro come Nordtug e Colonia, nelle tappe multistage, gare su più giornate, come nelle finali di Coppa del Mondo, ma per Lechkov c'è, a mio modesto avviso, di troppo nelle finali, diciamo così, di troppo per lui la sprint di Stoccolma. Gli altri, Colonia e Nordtug, sono più completi anche nelle sprint, come se lo sono. Però vedi, ci crede lo stesso, lui è lì davanti, prova il tutto per tutto, non si tira indietro quando uno apre il gas per andare a prendersi i punti, assolutamente, lui è un generoso e fa bene a dare spettacolo e provare fino in fondo, perché non si sa mai cosa possa succedere in questo finale di Coppa del Mondo, perché che ne so, potrebbero succedere qualsiasi cosa e lui potrebbe anche così trovarsi possibilità di provare a conquistare la Coppa, anche se la vedo una possibilità molto remota. Per le prossime gare di Coppa del Mondo 50 punti, quindi punteggi dimezzati a Stoccolma, così come nelle gare di Falun. A Stoccolma una sprint in classico mercoledì, venerdì a Falun il prologo 3-3 in skating, 50 punti per chi vince. A Falun sabato prossimo la 15 di massa, 50 punti anche lì per chi vince. E poi punti pesantissimi nell'ultima gara, la 15 km plus 8 in skating, chi vince, che il primo traguardo becca 200 punti. La sensazione è che la Coppa si possa giocare proprio sino all'ultimo quest'anno. Direi proprio di sì, caro Silvano, la Coppa come quest'anno è da vivere proprio fino all'ultima gara di Falun. Dunque, tra l'altro saranno nelle ultime 4 edizioni delle finali di Coppa del Mondo hanno vinto 2 volte Colonia e 2 volte Nordtug, e saranno probabilmente i due che si giocheranno la Coppa del Mondo. Probabilmente saranno loro due che se la giocheranno, ma anche gli altri non staranno a guardare sicuramente, e magari qualche punto rubato, qualche punto preso dagli avversari potrebbero fare vincere uno all'altro la Coppa del Mondo. Intanto vedete come la conquista di questo bonus point, di questa bagarre per andare a prendersi i punti, ha fatto sì che il gruppo tornasse su, ha proprio accorciato quello che è il gap degli svizzeri sul gruppone, anche se adesso il gruppone si è rialzato ulteriormente perché è passato il bonus point. Vedete come gli svizzeri qui davanti siano ancora tranquilli in compagnia del Semenov, il bielorusso. Semenov assieme a Fischer e a Pegg in casa svizzera sta steccando, nel senso che è lontano 2 minuti e mezzo, Tony Livex.
L'Italia con tre ragazzi nel gruppo di testa, Clara, Dicenta e Hofer. Il Neukler viaggia 59 secondi dalla testa, deve stringere i denti. Viaggia con Keisei Yoshida, il giapponese, anzi no, viaggia con Krieger, con Babikov. Anche i canadesi non stanno brillando troppo quest'oggi. Vediamo se vi sono big in difficoltà, direi sostanzialmente a parte l'Ivers e gli sprinter come Dahl in casa Norvegia, lontani. Billy DeMong, il combinatista americano, è a 2,59 ma stringe i denti. Viaggia con l'austriaco Bernhard Tritscher, lo sprinter austriaco. Voilà, essere lì a fare una 50 km veramente, tanto di cappello. Direi proprio di sì, si vanno tanto di cappello a rimanere qua in una 50 nella storia di quello che è lo sci di fondo, perché la storia è questa, la storia è 50 km di fondo. Ripeto, se a qualsiasi atleta chiedi vuoi vincere la 50 di Oslo a una medaglia d'oro ai mondiali, guardi che non è proprio scontata che la risposta sia la medaglia d'oro ai mondiali. Ecco, tu qui hai sfiorato più volte il colpaccio, sei entrato nella storia dello sci di fondo anche attraverso la seconda piazza del 2004 dietro Sommerfeld, davanti a Lukas Bauer. Ecco, che ricordo hai della tua 50 km finita sul podio qui a Oslo? Ma è sempre stata una gara affascinante, anche quando si arrivava fuori dai 10 o fuori dai 20, è sempre stata una gara da vivere, la preparavi in maniera proprio così, cercavi di guardare anche le più piccole cose. Quella volta che sono arrivato secondo è stato anche una... mi sono un po' un attimino girate, anche perché ti spiego il perché. René Barbusa che dice in TV girate, lasci immaginare a voi. Vai. Il discorso era questo: René Sommerfeld, che era in testa alla Coppa del Mondo, aveva già di suo vinto la Coppa del Mondo, l'aveva già vinta prima della gara di Oslo. È stato lui proprio a vincere, era proprio un testa a testa tra me e lui, era cronometro, ricordiamo, era cronometro, sì, quella gara. Un testa a testa tra me e lui, e non mollava. Io ero dietro, partivo dietro lui, ma non mollava neanche un metro. Dicevi, ma perché va a tirare così davanti? Cioè, ha già vinto la coppa, potrebbe anche così, ma al fondo non si regala niente a nessuno. È giusto che sia così, e mi sono visto che va bene. Ora alla fine mi sono accontentato di quel secondo posto, è andata bene così, dai. Ecco, sulla 50 di Oslo, al di là di come finirà, un omaggio a Giorgio Dicenta. Dicenta qui ha debuttato nella 50 nel 98, è stato tredicesimo, nel 99 quattordicesimo, poi grandi risultati per lui. Dicenta che ci aspettiamo protagonista, lo ricordiamo, nel 2006 fu ottimo secondo, allora fu battuto solo da un monumentale Anders Söderberg. Eh sì, intanto vediamo che proprio qua davanti si fa vedere anche Roland Clara, proprio in scia ai big. Vediamo se Rollo quest'oggi trova la condizione, gli sci e tutto quanto quello che serve per fare un grande risultato. I tre qua davanti intanto sono a tiro, non a tiro di schioppo, proprio a tiro di fionda del gruppone che insegue. Ormai ancora pochi metri, probabilmente il gruppo è a 14 secondi dai tre, per il Semenov, Fischer, guida Sundby con Röte, Legkov l'inseguimento. Sì. Norvegia che mette il becco davanti al gruppo, c'è Clara con il 10 davanti a Colonia. Sì, c'è proprio Clara davanti a Colonia che sta così facendosi vedere lì nel gruppo, nel gruppone che insegue i tre di testa. Ma vedete come si vedono e si stanno, hanno messo ormai nel mirino i due svizzeri e il bielorusso, il gruppone che insegue. Intanto arriviamo anche al 23-4, quasi metà gara. 50 km che Silvano, ripetiamo ancora una volta, inizia al 45esimo, 43esimo, quando ormai le energie ci sono, non ci sono, un scatto in più o una smanigliata in meno può tagliarti le gambe. Gaudenzio Godio, che salutiamo, l'alpino valdostano, nel 95 a Thunder Bay era lì in lotta per l'argento, per il bronzo, vinse Fauner e lui scoppiò a pochissimo dal traguardo. Non cito Valbusa PM 2003, l'abbiamo già citato, Mazzola, anche troppo. Diciamo, andiamo su Godio. Ma la 50 era così, dopo naturalmente una 50 linea becchi le crisi un po' meno di quelle che sono le 50 cronometro. La 50 cronometro parti a maniglia e arrivi a maniglia, hai capito? Mentre nelle 50 in linea controlli, guardi, non è così scontata che la gara parta al 45esimo, un po' più tra virgolette facile correre sull'uomo. Neukler stringe i denti, a 45 secondi viaggia da solo, deve tornare sotto il gruppo di Babikov, che è pattinatore di livello, per rimanere agganciato al gruppo dei migliori.
E questa è una delle cartoline di Oslo Mencolen. Beh, comunque abbiamo visto che Øystein Pettersen, uno sprinter puro, è lì che si fa la 50, è già il 25esimo chilometro, era stato inquadrato prima, con buon ritmo, dunque la voglia di fare questa 50 e di rimanere anche tra i più forti, anche se adesso è un attimino nella retrovia. Già al traguardo Øystein Pettersen lo scorso anno chiuse 45esimo, e uno sprint che chiude una 50 Oslo, il cappello, chapeau, come si direbbe sul versante francese delle Alpi, del Monte Bianco. Siamo al 24-2 e il gruppo si riporta sotto il terzetto composto da Fischer, Pelle e Semenov. Gruppo compatto al 24-2, bonus punti tra poco al 27-9. Sì, tra poco al 27-9, dunque si passerà la metà gara e da lì vediamo cosa succederà. Adesso il gruppo si è ricompattato ancora e qui potrebbero far gola i punti sia a Peter Norton che a Dario Colonia, 15 punti da mettere in saccoccia per la Coppa Generale, dunque ci potrebbero anche stare ancora delle bagarre. Intanto inquadrato quello che è quelli che sono i box, vedete come gli sci sono combinati dentro i box per il prossimo giro. Vediamo se qualcuno cambierà, anche se secondo me lasceranno andare, probabilmente tanti non cambieranno, anche perché avranno visto il gap che si ha se si decide di passare e cambiare gli sci. Probabilmente gli svizzeri qui davanti hanno provato l'azione e cambieranno gli sci, perché ormai 30 km fatti con un paio di sci, la parafina, cioè, se ne va. Siamo prossimi al passaggio a metà gara, i trampolini di Oslo Mencolen, qui mondiali bellissimi nel 2011, telecamere che vanno a pinzare, a prendere i box, stadio del fondo. Sì, una caratteristica che vedevo proprio di box qui di Oslo, che non hanno messo il tappeto dove ci sono gli sci. Questo potrebbe essere un problema, perché tu quando arrivi e sganci lo sci potrebbe proprio andare fuori da quella che è, da quello che è il box, e potrebbe andare anche a intralciare il passaggio dei concorrenti che seguono, che vengono, o che sono partiti prima. Siamo quasi a metà gara, un occhio al cronometro, 1:03 di gara. Che indicazioni questo tempo ci dà? Staremo sulle 2 ore, la 50 di Oslo è sempre stata sulle 2 ore in condizioni di neve, tra parentesi normali. La 50 si gira, si fa fuori in 2 ore, poco più di 2 ore, dunque ultima tempi... 50 iscritti in Nordic 2010 in 2:09 al traguardo. Ecco, 2:09 era probabilmente una neve non velocissima, e quest'oggi invece la neve è abbastanza buona, ha nevicato questa notte 5 cm, ma vinceva appunto il tecnico Paolo Riva. Intanto vediamo che si procede, tanti vanno per le vie lunghe, non tanti cambiano gli sci quest'oggi, Silvano, decisione probabilmente quando Peter Northug ha deciso di girare, o magari gli svedesi o norvegesi o il russo Lechkov, chissà, magari si va a non cambiare, perché altrimenti recuperare 30 secondi, mentre vediamo gli svizzeri Fischer e Begl se ne vanno per forza. Ho intravisto anche Tim Scharn, che mi è sembrato il tedesco con il 17 Germania, sin qui sottotono nella 50 di Oslo. Occhio però ad un atleta di grandissimo carisma come Tobias Hanger con il pettorale 6. Tobias Hanger più volte protagonista qui della 50, non l'ha vinta, ma è stato secondo nel 2007 dietro Jelmeset. Quindi atleta di grandissimo talento, di lungo corso in Coppa del Mondo. Questo è lo stadio di Holmenkollen, vedete in fondo non si vede, ma proprio la Oslo, la città di Oslo, che dista una decina di chilometri, dunque vicinissima la città, la capitale norvegese, proprio a questa collina mitica di Holmenkollen, la mecca dello sci di fondo. E siamo a metà gara, ci prendiamo una pausa di qualche secondo, poi torniamo per la seconda parte della 50 di Oslo. Restate con noi pochi minuti e poi torniamo da Oslo. E in testa intanto si fa vedere Roland Klara, secondo dietro a Sjur Røthe e a Martin Jonsrud Sundby. Røthe è subito dietro, poi c'è Johannes Dürr, l'austriaco, c'è Alexander Ljotkov, resta molto vicino nella parte alta a Dario Colonia. Con 52 c'è ancora Mikhail Semyonov, ecco, lui è andato via dritto, si pensava potesse cambiarli a sua volta come i due svizzeri di qui sopra, invece no.
più di un'ora di gara con schermaglie vivaci determinate da tattiche non sempre facili da essere comprese. Tanto al passaggio ai 24-9 Nöckler, 45esimo a 58 secondi. To you by Rider. Siamo tornati insieme a voi e per voi da Oslo & Kollen per la 50 km, siamo da poco oltre metà gara, il gruppo dei migliori è ancora piuttosto compatto, bonus point di Coppa del Mondo con prossimi punti bonus point assegnati, da qualche minuto al passaggio al 27-9. Situazione che vede come somma di bonus point di Coppa del Mondo sin qui 3 già assegnati, Colonia porta a casa 19 punti bonus point di Coppa del Mondo, Northug 21, Legkov ne ha presi più di tutti, meglio più di Colonia di Northug e più di tutti in assoluto 28, tra poco 15 punti nuovamente in palio per il primo passaggio al 27-9, 12 punti al secondo, 10 al terzo, via via a scalare sino alla decima piazza. Intanto vedo proprio Giorgione di Centa che tiene dietro un Petter Northug che si è un attimino arenato proprio nella pancia del gruppone. Petter Northug che probabilmente così per il momento starà lì tranquillo, mentre Dario Colonia è ancora nella parte proprio avanzata del gruppo. Vediamo se Petter Northug deciderà adesso per il 27-9, arrivando a questo bonus point, di fare una sgasata, una delle sue, per portarsi davanti e non lasciare troppi punti a Dario Colonia. A tirare le fila del gruppo adesso è Martin Jönsson Sindby, atleta di grande talento, qui è stato terzo lo scorso anno, 32esimo nel 2006, con un brillante mondiale di fieme, poi malanni fisici l'hanno privato di alcune competizioni e forse anche di altre medaglie in quei mondiali dove Sindby è stato protagonista con l'argento nello skiathlon e con il trionfo in staffetta con la sua Norvegia. Si volta intanto Clara, che attualmente è terzo, davanti a lui c'è Sindby di rosso vestito e poi c'è Alexander Legkov. Sì, con scaramanzia dico, e dare sì, proprio Roland Clara si dà un'occhiata dietro, chissà che quest'oggi ne sia la giornata buona per veramente balzare sul podio, magari lo dico questa parola anche se non si dovrebbe mai dire, però incrocia di tutto e di più Valbuse in cabina di commento. Clara quest'anno finito sul podio con la seconda piazza nello skiathlon in avvio di stagione oltreoceano per l'Italia in stagione, 5 podi. Clara, Pellegrino, Hofer sono giunti secondi, 2 terze piazze con Clara sul cermito e Pellegrino a Davos, 5 podi per l'Italia quest'anno. La scorsa stagione si chiuse con 4 podi per l'Italia, con nessuna vittoria, una seconda piazza e 3 terzi posti. Bilancio stagionale per l'Italia, 3 seconde piazze, 2 volti terzi, nessun podio al femminile, dove si deve guardare con comunque relativo ottimismo al proseguo della stagione, domani la 30 e poi alla prossima stagione con i Giochi Olimpici di Sochi. Ma sì Silvano, ripetiamo ancora una volta, i risultati sono arrivati così a singhiozzo, forse meno di quello che ci aspettavamo, soprattutto magari in campionato del mondo ci aspettava qualcosa di più, ma vabbè, è andata così. Noi dobbiamo, da atleta dico, bisogna sempre dare ragione a chi fa fatica e assolutamente non voglio scaricare le colpe su quello che... Solo una critica all'Italia dello sci di fondo, puoi anche finire trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo, ma quel che conta è come bravo, ci finisci. Bravissimo, questo è quello, è lì dove volevo arrivare proprio dove un atleta consapevole deve provare in tutti i modi e cercare di arrivare al traguardo che non ne hai più, cioè arrivare al traguardo nella finito. 15 nello skiathlon, sentire ragazzi ne avevo ma non sono passato, se mettila sulla neve, facile dirlo da questa seggiola, ma insomma loro sono atleti, noi facciamo altro. Sì, infatti ne avevo, però non sono riuscito a passare, però naturalmente in Val di Fiemme non potevi inventarti di passare l'ultimo giro, perché l'ultimo giro volevano passare tutti e se ne avevi dovevi così. Esperienza Silvano, esperienza che metteranno dentro nello zaino, si porteranno avanti, dunque tutte esperienze che serviranno.
e che naturalmente dopo qualcuno vuole marciarci sopra, si scarica le colpe a direzione agonistica. Ragazzi miei, il fondo è uno sport di fatica, non è inutile che spariamo a zero su questo, quell'altro, quest'altro. Ora della fine bisogna cercare di tenere un'armonia chiara e un'armonia bella serena nel gruppo, altrimenti non si fa nulla. Dunque lasciamo stare tutte quelle che sono le critiche, e se volete farle facciamole, però se non si è nell'ambiente e non si ha mai fatto sci di fondo, è meglio stare zitti che si fa più bella figura. Ecco, questo è quello che voglio dire io. Punto a capo, lo sfogo di Buvalbusa da atleta. Allora, torniamo alla Coppa del Mondo, questo è il nostro lavoro, con la Norvegia che guida con Sundby. C'è Lechkov su il pettorale rosso in qualità di leader della Coppa Distance, dove Lechkov guida su Colonia per i 29 punti, quindi c'è anche la Coppa di specialità in palio in questo fine stagione. Koltarainen non ha preso il via, quindi abdica di fatto una sua possibile vittoria nella Coppa Distance. Norton invece, prima della gara odierna, è quarto in Coppa Distance a 111 punti di ritardo da Alexander Lechkov. Ecco, ripetiamo che chi ci vuole ancora porre quesiti, siamo sempre pronti a rispondere sulla pagina di Facebook di Eurosport. Dunque scriveteci, che noi siamo ben felici di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Ringraziamo per i complimenti legati anche allo spazio che diamo allo sci di fondo giovanile, ci mancherebbe, il futuro sono loro nel senso sportivo e non solo. Allora, Lechkov, siamo prossimi al 27-9, occhio, qui vi sono bonus point di Coppa del Mondo in palio. Lechkov è brillante, pimpante, Colonia c'è, Nortug non lo vedo. Colonia vuole portarsi a casa, no, Lechkov. Lechkov è un niente su Colonia. Sì, Lechkov porta a casa 15 punti, Colonia 12, Clara 10 e via via tutti gli altri. Vediamo se c'è Nortug tra i primi 10 per accimolare qualche punto. No, è indietro. Nortug sembra così un attimino essersi tranquillizzato. L'inizio era stato scoppiettante del fuoriclasse norvegese, qui inquadrato ora. Ragazzi, me, condizione esagerata di Petter Northug in questo finale di stagione. Vediamo se riuscirà nell'intento di rosicchiare punto su punto e cercare di portarsi a casa la Coppa del Mondo, che naturalmente arriva dopo una stagione massacrante, perché ragazzi miei, un Tour de Ski, siamo alla 30ª gara in totale tra gare individuali e gare di staffetto team sprint, siamo alla 25ª gara odierna come gara individuale. Qui il rush parziale che dà 15 punti a Lechkov, 12 a Colonia. Cosa succede in Coppa del Mondo? Allora, come bonus point, già 4 assegnati, Colonia porta a casa 31 punti, Lechkov 43, quindi guadagna 12 punti il russo su Colonia, il che vuol dire che siamo sotto i 100 punti. Nortug non ha preso bonus punti di Coppa del Mondo e quindi Colonia in questo istante guadagna qualcosina su Nortug, perde qualcosa su Lechkov. Adesso in questo frangente, Silvano, sembra proprio che Roland Clara abbia deciso di tenere giù il piede sull'acceleratore. Dopo questo bonus point, di solito i ranghi dei gruppi si ricompattano dai primo, secondo, terzo gruppo che sia, ma sembra che Roland Clara stia tenendo giù il piede. Potrebbe essere così un'azione per provare a partire adesso al 30esimo, che non siamo ancora al 30esimo, provare a partire e cercare di fare l'azione magari con qualcuno che gli dia manforte. Lechkov, vedo anche Colonia, norvegese, canadese, anche non si è fatto vedere fino ad ora l'austriaco Dürr, magari col 49, col 49, che è tutta simile ai canadesi. Comunque magari potrebbero anche fare così una sorta di alleanza. Che ha Lechkov. Lechkov fa grandi sci, proprio prende la papera di Roland Clara per spingerlo in avanti, per non dover trovarsi davanti e tirare il gruppo. Queste sono le fasi proprio che si fanno in queste fasi proprio di discesa, per non andare davanti prendi la papera del tuo avversario e lo spingi leggermente in avanti per non sopravanzarlo. Se ne vanno, tentano di farlo in sette. Nel gruppo dei sette c'è Clara, brillantissimo, magari ancora lunga, c'è Lechkov, c'è Colonia che marca stretto da qualche chilometro tutto quello che fa e non fa, fa sin qui Lechkov. Nortug, vediamo se ritorna sotto. Nortug era 21 secondi dalla testa all'ultimo intermedio.
tiene giù, Roland Clara, come dicevo, sta tenendo giù il piede sull'acceleratore, vedete come tutti in fila indiana, Lechkov salta sugli sci, è una buona condizione di Roland Clara e fanno fatica, vedete come si faccia fatica nello scollinamento, vuol dire che il ritmo è buono, il ritmo è intenso e se non si svegliano dietro potrebbe intanto una caduta di Vilegzanin, mi sembra, no, con il 20-teno, un altro rosso, vediamo Lavatskik che è finito, che praticamente sì, Peter Nortug l'ha schivato di un niente, è riuscito a schivare proprio il russo caduto proprio davanti a lui, brillantezza ancora nelle gambe di Peter Nortug che ha schivato il ruzzolone, che sarebbe stato compromettente perché se cadi al 30° chilometro magari ci rimetti anche qualche rottura di qualche bastone o attrezzo, non è facile. Clara nel gruppo dei 7 di testa, nel gruppo che insegue i 7, ci sono di cento ad un brillante offer. Nöckler purtroppo è in difficoltà, paga 2 minuti e 2 secondi, viaggia con Lari Lettonen, con Casey Yoshi da oltre i 2 minuti, ma ha dato tanto in questa stagione, sicuramente Didi Nöckler, la realtà più bella di questa stagione per lo sci di fondo italiano, abbiamo trovato se non altro un'unità di alto livello, giovane peraltro, in tecnica classica, da valutare anche il suo rendimento in ottica team sprint per i gruppi olimpici di Sochi e non solo. Siamo al passaggio al 29-9, 30° chilometro di fatto, siamo nella seconda parte di gara, Clara c'è e là dietro anche Vicenta e Hoffman. Tra poco una pausa, no, pausa che la regia di Parigi ci posticipa. Allora Bubu Valbusa, Clara nel gruppo di testa, adesso bisogna vedere quel che farà o non farà Peter Nord. Sì, adesso dovranno decidersi qui nell'organizzarsi per andare a provare a riagganciare il gruppo davanti, perché Peter Nord non può permettersi assolutamente di lasciarli andare troppo. Una pausa, poi torniamo da Oslo. Proprio Nortug potesse dire alla grandissima la sua, anche approfittando del ritorno dalla malattia, dall'influenza di Dario Cologna, che ha dimostrato di aver recuperato, almeno finora. In sette è riuscito ad aggrapparsi anche Ilya Chernousov, Johannes Dürr, chiamato Alexander, e adesso Lyokkov. Ecco Peter Nortug in difficoltà. Turdosle, Gjerdalen, Gjerdalen gli fa da gregario, cerca di dargli una mano. Passaggio all'intervallo dei 30 chilometri. Vede Nortug con 26 secondi di ritardo, ma sta perdendo terreno anche rispetto al gruppo di cui faceva parte. Adesso no, adesso si mette in caccia. Eccolo lì in caccia. Oslo, Holmenkollen, immagini in diretta per la 50 chilometri. Ci siamo lasciati dicendo, beh, bisogna vedere quel che farà o non farà Peter Nortug. Eccolo qui inquadrato, in compagnia di Gjerdalen Bonzi. Beh, per forza si doveva muovere Peter Nortug, non può assolutamente lasciare andare il gruppo di Lechkov e Cologna insieme. Deve tentare tutto per tutto per andare a riagganciarlo. Questo gruppo di testa dove c'è un'Italia che ci piace, come se ci piace, con il finanziere di Riscone di Brunico, Rollo Clara, con lui Lechkov. Sarebbe nell'interesse anche di Dario Cologna dare un cambio, e anche Lechkov dare un cambio a Roland Clara per far sì che un Peter Nortug non possa tornare sotto. Dunque potrebbe sì nascere un'alleanza, ma vedo che qua solo i due norvegesi provano ad andare a riagganciare il gruppo di testa. Ma c'è Gjerdalen con Peter Nortug, con il 7 c'è anche Vilegzanin, distacco oltre i 20 secondi, gruppo dei 7, Clara, Lechkov, Dürr, Sinbi, Cologna e Jassen. Poi c'è Chernousov a chiudere i 7, Gjerdalen, Nortug, Vilegzanin, da 22 di Gjerdalen ai 21.8 di Vilegzanin. Sì, ho visto proprio Gjerdalen in cima alla salita che ha controllato se sulle code aveva ancora Peter Nortug, si è rialzato come dire stai qua che ti devo portare sul gruppo, probabilmente è proprio un gioco di squadra dei norvegesi nell'andare a ritrovare e riportare un Peter Nortug che si gioca la Coppa del Mondo, è vicinissimo, ricordiamo Dario Cologna, il punteggio, pochissimi punti dividono i due
i due atleti, dunque un Ghirdale che si è preso la responsabilità di andare a, a ricucire quello che è il gap di quei inquadrati, e un Peter Nortu che deve assolutamente cercare di tornare sotto. I sette là davanti, poi a distribuire a 20 secondi vi sono l'oro, l'argento e il bronzo dei mondiali di Oslo della 50 km. L'oro di Peter Nortu, l'argento di Vilegzani ed il bronzo di Thor Atle Hjerdalen. Molti si chiedono, ma perché lo chiamate Bonzi? Semplicemente perché ha gli stessi occhiali del nostro mitico amico commentatore dello scialpino al femminile, decisamente a livello tattico, a livello tecnico, a livello sportivo, Hjerdalen a Bonzi da un treno, anzi 2, 3, 4, 5, 6 treni di distacco. D'altronde Bonzi, l'amico Giammario, segue benissimo, peraltro con Claudio Morandini che salutiamo, lo scialpino al femminile. È enciclopedia dello sci alpino, Giammario. Allora, vediamo, il gruppo dei sette si è toccato le cosce per un istante, Colonia come a dire che Valbusa? Probabilmente si sentirà un attimino indolenzite quelli che sono gli arti inferiori, ma a volte sono anche così degli atteggiamenti che hai proprio per prevenire magari, che ne so, un crampo, quello che può essere l'affaticamento di una 50 km. Un Nortug in gara c'è, l'altro si è fermato, vedasi Thomas Nortug, il fratello minore che ha fatto bene nella gara di Drammen. Si sono fermati Nortug, Young, Penzinen, Cockney, Hansnes, Renemo, Feria, non sono partiti Frilvik e Alexei Poltaran. Rimangono in due a tentare di tornare sotto il gruppo dei sette. Sì, sì, qualcuno mi fa notare, Bruno, è grande ancora Bruno De Braccio, mi dice, sembra un po' aggancio lo zio Pietro Nortug, ma non so Bruno, perché guarda, Nortug è così famoso per le sue, non sceneggiate, ma per far magari un po' il ciondolone e dopo fare un'apertura, una sgasata e tornare sotto sul gruppo, anche se devo dire che dall'intermedio precedente a quello che c'è stato pochi metri fa non aveva recuperato nulla, ma adesso sarà questo l'intermedio del 32-5 a parlare chiaro e dire se un Peter Nortug è in rincorsa al gruppo o se perderà ancora secondi. Hanno un ottimo alleato Hjerdalen e Nortug anche nell'emergente 24enne Kalle Alfvarsson. Siamo ancora in attesa, di vedere proprio il distacco di Peter Nortug. Tra l'altro lo svedese, notavo, compleanno per lui domani, 17 di marzo. Tanto si gira, vedete i compagni di squadra di Peter Nortug che si stanno girando, infatti non vuole assolutamente andare a tirare Sundby, e anche lui avrà ricevuto ordini di scuderia di assolutamente non andare a tirare il gruppo di testa, perché altrimenti è logico, si andrebbe andare a tirare ancora più secondi su Peter Nortug, ma intanto c'è l'austriaco davanti che fa il ritmo, prova lui a tenere su quella che è l'andatura dei sette di testa, ma vedete com'è là dietro, caro Bruno, ancora una volta probabilmente Peter Nortug tornerà sotto se non si così organizzeranno ancora qua davanti. Inquadrati gli sci, i box, ovviamente si possono cambiare 5 volte. Adesso sarà intelligente vedere se qui davanti magari un Lechkov o un Dario Colonia. Guardate il maxi schema per vedere dietro quel che succedeva. Se un Colonia, un Dario o un Colonia o un Lechkov o un Clara decida di non cambiare gli sci, voglio vedere se Peter Nortug cambia gli sci. Non credo, che altrimenti Lechkov sarebbe un divario da ricucire mica indifferente. Intanto vediamo. Momento delicato, passano. Importante. 1 ora 24 di gara. Intanto sono vicini là dietro. Rifornimento che naturalmente si abbasserà un po' l'andatura, tornerà sotto anche lo qua. Dei pesi 7, quasi. Da Peter Nortug che torna ancora sul gruppo, tutto compatto. Ancora. Rifornimento per tutti, beve Hjerdalen, beve Alfvarsson. Un po' ciondolante Peter Nortug, ma spesso volte quando lo vedi ciondolare, lui poi ti smentisce un secondo dopo. Vedremo quest'oggi, c'è tanta gente che a Oslo, stadio del fondo, guida Clara, siamo al passaggio allo stadio, prossimi al passaggio al 33-3, guida Clara, poi c'è Colonia, c'è l'emergente Dürr, brillante stagione per l'austriaco, protagonista di un buon tiro di ski con brillanti risultati in Valle di Fiemme. Si cambia tutto e tutti quanti hanno deciso, vediamo se qualcuno cambia in 10. Se qualcuno delle retrovie abbia deciso di non cambiare, qui vediamo Clara che si porta nel proprio box. A fianco lui c'è Sundby. Sundby, Lechkov, inquadrato proprio in primo piano, ancora di più, Dario Colonia,
deve essere un'azione. Bella questa immagine con i tre che si giocano la Coppa del Mondo uno vicino all'altro. Sembrano azioni semplici, ma anche per uno che mette gli sci anche 10 volte, 15 volte al giorno in queste fasi, non è così semplice sganciare e riagganciare uno sci. Comunque non ci sono stati problemi, vedete come i skimen già vanno a ritirare gli sci dai box per riprepararli ancora per il giro successivo o tra due giri. Intanto di gente rischia. Fa un numero, Giorgione di Centa. E lì con Vilegzanin, con gli altri russi. In uscita Clara, Lechkov, Sundby, Dürr e Jassen. Colonia, Cernusov, North Greta Yerdalen, 10 in 6 secondi e 6. Poi c'è un buco. Un buco di qualche secondo, c'è Alvarsson undicesimo. Fischer che ha tirato dritto senza cambiare a 15.5, Yaparov a 16.7, anche lui è filato dritto. Anger 14esimo a 23 secondi, Dicenta 15esimo a 29.6, con lui c'è Vilegzani e Richardson altresì. Ancora Silvano, niente di tutto quello che è stato fino adesso, si era incompattata la situazione, vedete come Nortug, Colonia, Lechkov sono tutti vicini. Intanto un slow di quello che è stato il cambio sci di Lechkov, che mancava un attimo che finisse addosso proprio a Clara. Intanto a 1 minuto e 10 secondi viaggia con Alex Harvey intorno alla 32esima piazza. E qui, visto che non c'è il sole, ci si scalda come si può. Vedete qua proprio il gruppo compatto. Intanto Jacopo ci chiede ancora se la gara fosse partita a cronometro, come si sarebbe comportato Petter Northug, che tante volte resta nella pancia per vedere l'evolversi della gara. Jacopo, Petter Northug ha già dimostrato, penso più di una volta, che a cronometro ha fatto cose importanti. L'ultima Latti ha stracciato. Ecco, sfatiamo un attimino tutto. Questa visione di Northug. Sì. Molti lo considerano solo un succhia ruote. Non lo è, o meglio, sa esserlo, ma è molto, molto di più che non soltanto quello. Assolutamente sì, abbiamo visto Latti ha ammazzato una gara fin dai primi metri. Vedersi anche in FM della 15. Esattamente, a cronometro. Dunque, a questo ragazzo non mancano nulla, non manca nulla. Sicuramente lui ama più le gare, queste sull'uomo, ama stare nella pancia, magari fare un po' di scena e poi venire fuori negli ultimi chilometri da giù una smanigliata e passare davanti a tutti. Però ragazzi miei, Petter Northug, bisogna imparare tanto anche da lui, anche se, come ripetiamo, Northug o piace o non piace. Questa è la considerazione su Petter Northug. Finale di stagione, domani anche per le donne con la 30 km, appuntamento indicativo che vi diamo per domani verso le 12.15, molto dipenderà anche dal proseguo delle finali di Coppa del Mondo per lo sci alpino da Lanzerheide in Svizzera. Domani è l'ultima giornata. Per lo sci di fondo vi ricordo anche la prossima settimana le finali di Coppa del Mondo, Stoccolma e poi Falun, venerdì, sabato, domenica. E vi rammento anche l'appuntamento con i campionati italiani assoluti in Val Fermazza, la terra di Guidina del Sasso, che salutiamo, dal 3 al 7 di aprile con la 5 e la 10 in classico, la 50 e la 30 in classico, le staffette, e sarà un gran finale, gran festa, oltre che gare con aspiranti e junior. E poi qualche mese di pausa verso la prossima stagione, quella dei giochi olimpici di Sochi. Si vocifera di possibili cambiamenti in seno alla squadra italiana, si dice di tutto e di più. Noi ci atteniamo semplicemente a quello che è la stagione, quindi ci atteniamo ai risultati, poi ad altre giustamente le scelte per il proseguo delle stagioni che verranno, con i giochi di Sochi, i giochi olimpici dietro l'angolo, poi i mondiali di Falun, quelli di Latti, quindi tanti appuntamenti l'anno prossimo. Ovviamente anche la conferma delle tappe italiane del Tour de Ski tra Dobbiaco e la Valle di Fiemme. Un'ora e mezza quasi di gara, c'è un italiano al comando, l'italiano nella fattispecie è Roland Rollo Clara, finanziere di Riscone di Brunico, finanziere alto a tesoro. Pimpante Rollo Clara, l'ho visto in doppio, bello tranquillo, proprio in spinta, un'azione che non dava proprio così segni di affaticamento, assolutamente un Rollo Clara che in tecnica libera sa fare cose e le sa fare anche molto bene, perché è uno dei nostri migliori interpreti che abbiamo avuto. Adesso vedete con un gesto fa così, tenta il cambio, però non è facile trovare alleanza in quelli che sono i norvegesi, perché naturalmente qua dietro vedete in coda, come spesso lo vediamo e volentieri, Petter Northug qui inquadrato fa il morto così, morto che va, però è un morto che averne morti così in mano, ciondola ciondola e poi te lo trovi lì davanti.
Allora, siamo all'ora e mezza di gara, l'ultimo intermedio al passaggio al 33,3, quindi siamo sul penultimo giro, ricordo per ogni giro 8,3 km, partenza di massa, c'è la storia dello sci di fondo in questa gara. Vediamo un attimino quella che è stata la stagione sin qui, con al maschile la Norvegia che ha vinto 9 volte, 3 gare individuali e gare a squadre, 6 vittorie per la Russia, 6 per la Svezia, 1 vittoria per la Germania, per la Francia, 5 per il Kazakistan, a segno anche la Svizzera, quindi queste le nazioni che hanno vinto. A podio sono finite anche in stagione l'Italia con 5 podi totali, il Canada con 4 podi totali e anche la Cechia con la staffetta di Latusa. Siamo alla 30ª gara della stagione nella mitica conca di Oslo Nycolen, con una 50 km che potrebbe anche decidere la Coppa del Mondo, non quest'oggi, ma l'epilogo della 50 potrebbe avere ripercussioni importanti sulle ultime 4 gare che restano da qui alla fine. Intanto Silvano, adesso voglio vedere cosa succederà al bonus point, il prossimo, quello del 36,3, voglio vedere se ci sarà magari qualche azione o se Peter Nordtug intanto se vorrà andare a prendersi punti assieme a Colonia e Lecce, come sono i tre che sin qui Colonia come bonus punti guadagna su Nordtug 10 punti, quindi dai 20 iniziali. In classifica virtuale di Coppa del Mondo Colonia adesso non ha più 23 ma 33 punti se la gara finisce qui, non finisce qui. Ancora tanti punti ci sono, perché veramente vedete come il gruppo si è compatto, siamo al 36, dobbiamo ancora passare al 36,3 che ci sarà il bonus point, prossimo poi ce ne sarà ancora un altro al 44, dunque Silvano, un bonus point in più, sono 5 bonus point, 6 quest'anno, qui c'è di 100 e fa un po' fatica Giorgione adesso a riagganciare il gruppo, l'ho visto un attimino un po' pesante, anche se l'azione vedete è abbastanza in buona compagnia, come affaticati Vili Zanin, poi c'è Richardson con il 18, c'è Yaparov con il 15, c'è Alfarsson, sono in difficoltà gli altri due italiani lontani, Davide Offer in flessione di Dinertler. Ci apprestiamo ad una piccola pausa, poi torniamo per gli ultimi due giri qui da Oslo Holmenkollen. Restate con noi. Non lo chiude Johannes Dürr, non lo chiude Dario Colonia, nemmeno Turdos e Jerdalen. Schurröte, Peter Nordtug in difficoltà, Dario Colonia per la prima volta in questa gara. E l'azione che lì mette in difficoltà sembra essere quella di Roland Klara, non molla Alexander Liokhov, giammai. E punti pesanti ancora per Alexander Liokhov, che è vero che doveva recuperare più di 100 punti di distacco, ma zitto zitto e piano piano li sta buttando giù. Intanto dalle classifiche in quella di distanza non è ancora segnata, perché il margine di Liokhov non è ancora definito, anche se potrebbe interamente dedicato alla Formula 1, mentre la Norvegia ha già vinto la Coppa per Nazioni, primo posto tra le donne e secondo tra gli uomini, dove prima la Russia. E Roland Klara porta via 3 punti a Liokhov, 12 punti Liokhov. Vediamo se qualcosa riesce a portare a casa. Settimo posto, no, diventa sesto perché va davanti a Dürr. E Colonia porta a casa 2 punti. Colonia un po' in difficoltà. L'azione di Roland Klara sta facendo danni. Momenti collegati con Oslo Holmenkollen per il 50 km, situazione al 36,3, bonus point di Coppa del Mondo con Klara primo al passaggio, a questo intermedio al 36,3, Lechkov è secondo, Nordtug sesto, Colonia nono, quindi Lechkov porta a casa 12 punti bonus point di Coppa del Mondo, Nordtug con la sesta piazza ne porta a casa 5 e Colonia con la nona piazza ne porta a casa 2. Visto come si è svegliato ancora una volta Peter Nordtug, ha recuperato qualcosina in punti su, eccolo qua proprio in slow quello che è stato il bonus point, Klara, Lechkov, poi vediamo dietro che non si vedeva inquadrato un Peter Nordtug e poi Colonia che ha perso qualche punticino comunque. Intanto però vedi come questa azione abbia prodotto un piccolo strappo
nel gruppo. Adesso si trovano in 5, 4, 5, 1 a seguire con Cernuso che prova ad agganciare i quattro che stanno provando un'azione. Adesso sarebbe anche il momento giusto. Siamo a 14 rotti dal traguardo. Ci potrebbe anche stare, perché a 14 rotti dal traguardo, se ci è un'alleanza tra un paio di persone, due o tre persone, ma ahimè davanti c'è Clara, c'è Lechkov, che avrebbe tutto quanto l'interesse di provare a tirare, andare via e provare a andarsene. Ma i norvegesi non so quanta collaborazione possano dare a Lechkov e a Clara nell'andare via, perché naturalmente non so se abbiano preso ordini di scuderia: mi raccomando, non date a tirare, perché altrimenti un Petter Northug si troverebbe in difficoltà. Però intanto sono qua davanti in 5 e vediamo adesso il gap. Un Lechkov cuor di leone, coraggioso, mai contento, viene da dire. Intanto si è portato a casa il russo ben 55 punti con bonus point di Coppa del Mondo, più di tutti. Colonia ne ha presi 33, sin qui, se i miei conti sono giusti, spero di sì. Northug 26. Il tutto, se la gara si fermasse adesso, rimarrebbe leader di Coppa del Mondo Colonia, che guadagnerebbe dai 23 punti iniziali adesso ai 30 su Northug, mentre Lechkov passerebbe dai 107 prima del via agli 85 di distacco dallo svizzero. Rimango della mia idea, purtroppo il problema per il russo è che c'è di mezzo la sprint di Stoccolma, altrimenti chissà. Vedete come adesso in testa c'è, con il numero 24, un norvegese, Eliassen davanti a non fa il ritmo per far provare a rientrare Gjerdalen, che ancora una volta sta tirando Petter Northug. È proprio un'alleanza che hanno preso i due compagni di squadra proprio sulle code di Petter Northug. Un Colonia che, a dir mio, fa la gara assolutamente su Petter Northug, non gli interessa nulla quello che c'è davanti, anche perché potrebbe sì interessarsi di un Lechkov, ma è abbastanza distante, come diceva Silvano prima. Con le sprint che ci sarà a Stoccolma, Lechkov assolutamente lo vedo, lo dico piano, tagliato fuori. Lo dico sempre piano, perché nello sci di fondo nessuno nasce campione, nessuno vince le gare prima di farlo. Hofer paga 1 minuto e 39, non notizia in grafica di Didier, la sensazione che sia in difficoltà, o addirittura ipotizzo abbia abbandonato. Comunque viene dato eventualmente conferma. Dicenta stringe i denti, ma è in salita, 4,50 per lui, dodicesima, 36 secondi, e lì, sospeso tra il paradiso e l'inferno, attualmente al purgatorio, mettiamola così. Tanto vediamo che il gruppetto dietro si sta tornando sui 5 di testa. Veramente questi elastici famosi ormai di Petter Northug, però mettono alla prova probabilmente anche le gambe di chi lo insegue. Dario Colonia in primis, Petter Northug, vedete come adesso un'altra smanigliata si è tornato sul gruppo. Fa fatica Dario Colonia a tornare, ma deve assolutamente tirare fuori quello che gli serve per agganciarsi. Intanto anche inquadrato Giorgio Dicenta sulle code di Syrrøt, norvegese, che è un bel traino per lui, lo passa, distacco di 24 secondi. Dicenta tiene, anzi guadagna qualcosina dal passaggio al 36,3 al 38,3. Adesso potrebbe ancora guadagnare ancora qualcosa, perché essendosi ricompattato il gruppo davanti, magari alzano un attimino il piede e magari favoriscono il rientro di Giorgione Dicenta. Di fatto dal gruppo di Eliassen, Clara, Lechkov e compagnia, Dicenta è lontano, veda Eliassen 24 secondi, ma 16 di fatto da Dürr, poco di più, 18 da Gjerdalen e da Colonia. Intanto fa fatica Dario Colonia, vedete come, mamma mia, lo vedo male Silvano, si è tirato su Dario Colonia, guardate proprio l'azione di Darione, fa fatica, magari vuole rientrare piano piano, gli dà una mano involontariamente, così, dare una mano è una parola grande, perché quando non ne hai più. Però l'ho visto un attimino affaticato, Dario, non è riuscito a stare sulle code di Petter Northug nel riagganciarsi. Se di influenza si è trattata, mi sa di sì. Adesso Colonia, effettivamente, anche vederlo nella sua azione, fa fatica Dario Colonia. Poi vedete come il Northug, che non sembra nemmeno lui bilanca, in realtà lo è, ma Colonia Colonia fa fatica, è in difficoltà, ragazzi miei.
quest'oggi ci potrebbe stare il colpo, un colpo grosso, dare Colonia. Guarda, avanti a scuotere, dire, questi se ne vanno. Aia, 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 aia. Momento che potrebbe decidere le sorti della Coppa del Mondo con Colonia, che sembrava averla già vinta la Coppa prima dei mondiali di FIEM, un grande mondiale per lui, poi un'influenza di troppo, gare saltate, non si è qualificato nella sprint di Lahti, che già ha un dato, non ha preso il via nella 15, è ritornato in parte, non ha preso il via nella gara di Drammen. La Coppa del Mondo potrebbe vedere Northug lanciato. C'è un Lechkov che è brillante oggi, ma c'è una sprint di troppo per lui. Poi vedremo, perché insomma, solitamente Lechkov non è un fulmine nelle sprint, ma nemmeno poi l'ultimo arrivato. E poi conta anche la motivazione, conta quello che hai dentro, conta anche un altro aspetto, che nelle sprint, o meglio, nella sprint che resta, quella di Stoccolma, vi saranno i migliori 50 di Coppa del Mondo, quindi con tanti distance e non soltanto sprinter cui, il che gioca a vantaggio di Lechkov. Dubbiamente sì Silvano, qua ti dico i giochi non sono ancora chiusi assolutamente, anche su un Dario Colonia adesso la presa secca, secondo me proprio adesso Dario ha beccato la crisi, la gara inizia qua e probabilmente debilitato un attimino da quelle che sono state le problematiche accusate a Lahti o prima di Lahti, dopo il mondiale della Val di Fiemme, fa fatica, non è rimasto sulle code di Petter Northug, non è riuscito neanche a tenere le code di Ghiardane, che stava tornando sul gruppo qui inquadrato. Ma Dario Colonia l'ho visto anche nella fase di discesa, quando hai le gambe così, lo vedi proprio le gambe dure, non recuperi più, ahimè, penso proprio che Dario Colonia abbia beccato. Gli mancano 11 km al traguardo, quando sei in crisi è come ripartire da zero per meno 50, o sbaglio. Niente da fare, quando ti si abbassa così la serra cinesca, la tapparella, vedi grigio, Silvano, l'ho provata più di una volta, l'ho provata in Val di Fiemme. Poi quella tapparella puoi anche risollevarla, non magari in questa gara, ma nelle prossime. Ma certo che sì, certo. Viaggia che da solo. Dopo naturalmente bisogna anche saper gestire, magari adesso... Lui tendenzialmente può farlo, lo sa. Può farlo, però magari adesso... Tu quando... Silvano, arriva la crisi, è già tardi, quando senti arriva la crisi Vicente, addosso fai fatica a recuperare, se non hai integrato prima nei chilometri prima fai fatica a recuperare la condizione. Speriamo, ma la vedo veramente dura per Dario Colonia, anche se lui centellina proprio quelle che sono le forze, ma lo vedo un po' male. Ofer intorno alla 25esima piazza, viaggia 1,50 dalla testa, Vicente 12esima, 26 secondi dalla testa, si sta portando su Dario Colonia. Di fatto il gruppo di chi è là davanti sono in set: Eliassen, Norvegia, Lechkov, Russia, Sunby, Norvegia, Clara, Italia, Chenzov, Russia, Northug, Ghiardale, Norvegia. C'è tanta Norvegia lì davanti, con Eliassen, con Sunby, con Northug, Ghiardale, 4 norvegesi, 2 russi, e in mezzo a quel gruppo che spera di salire in paradiso c'è anche un italiano, ovvero Roland Rollo Clara, che sta facendo una ottima 50. E qui la Norvegia, quest'oggi senza il sole, scruta l'orizzonte, anche noi, per vedere quel che succederà. 1 ora e 44 quasi di gara, sbucano proprio i norvegesi davanti, siamo prossimi al passaggio al chilometro 49. Siamo prossimi proprio ai meno 9 al traguardo. Dunque, sono 9 km ancora, vedete come un rollo Clara in doppio, vedete in doppio un passo che si fa, ripeto, quando si sta bene. Dunque, un Clara pimpante ancora lì davanti. Ma c'è la sagoma di Colonia. Un sagoma di Colonia, però è distante, Silvano avrà già beccato una ventina di secondi, se non di più. Dunque, un Colonia che paga già caro. Ci saranno i bonus point di Coppa del Mondo al passaggio al 44,6 sull'ultimo giro. In classifica di Coppa del Mondo Colonia rischia di perdere il pettorale, salvo una ripresa possibile, ma direi difficile. Intanto i box, direi che questi sono gli Scirosnul di Alexander Lechkov, così è. Adesso sarà curioso vedere, Silvano, se l'ultimo giro decideranno di cambiare gli sci. Di solito si cambia l'ultimo giro perché così hai gli sci che vanno come missili. Perché si volta Lechkov, vai. Hai capito, se ti trovi con gli sci un attimino inferiori, probabilmente adesso il gruppo di testa cambieranno gli sci tutti quanti. Vediamo se Colonia tenterà tutto per tutto nel provare a non cambiare gli sci e tornare a riagganciare il gruppo e cercare di tenerlo. Però naturalmente non sarà facile
in Colonia tentare fare questa azione, perché se veramente ha preso una sorta di crisi farà fatica a tenere il gruppo quando si appronterà all'ultimo giro, e quando in quest'ultimo giro ci sarà ancora un bonus point, perché al 44.3 ricordiamo che ci sarà un altro bonus point, e lì si terrà giù il piede sull'acceleratore e farà veramente male. Vediamo adesso la tattica del gruppo qui davanti, sarà Roland Clara a decidere chi, ecco, si fermerà. Voglio vedere questo. Clara ha dimostrato di avere grandi numeri in Coppa del Mondo, spesse volte l'abbiamo anche un attimino criticato in senso positivo, per non avere una capacità di leggere benissimo le gare, non ce ne voglia, spesse volte è stato così. Speriamo che non sia così oggi. Speriamo che non sia così oggi. Roland Clara, sappiamo benissimo che lui è... il motore ce l'ha. Ce l'ha assolutamente, anche un fisico, dir mio, da cinquantista. Gira, cambia, non cambia, gira, ci cambia. Ha guardato proprio le azioni, niente da fare, non si cambia sci, Silvano, procedono dritti, assolutamente non si vuole cambiare sci. Questa qua, ci sono i box come nella Formula 1, tra l'altro, che parte esclusiva Sky in queste ore, box che ci sono anche nello sci di fondo da qualche anno a questa parte, tutti via dritto, o meglio i migliori. Si tratta di Clara Elias and Lechkov, Nordic Sinvi Chenzov e Thord Adel Yerdalen, che dopo un avvio difficile di stagione è stato grande protagonista in Fiemme e sta facendo una ottima gara qui. E qui c'è l'alto italiano che non molla mai, monumentale Vicenta, decima 50 di Oslo, è lì che lotta per entrare nei primi 10 ed è lì, non lontanissimo dai migliori. Sì, è lì a 21 secondi, sempre una manciata di secondi, è tutta la gara che Giorgio è lì, vediamo se, perché Giorgio sappiamo che le gare le sa leggere bene, magari adesso prova a riagganciare il gruppo con l'aiuto dello svedese, magari ci riuscirà, anche se con l'arrivo del bonus point sarà un po' difficile. Una pausa, poi torniamo. Deve aver cambiato lo sci Schurro Röte, non soddisfatto. Un insieme probabilmente di peggioramento della qualità di scorrimento degli sci, ma anche della sua condizione. Lo sta facendo rimanere piuttosto dietro. E ancora Roland Clara. Peccato non aver avuto questa condizione strepitosa ai campionati del mondo per l'altro tesino. Tanto Giorgio Vicenta anche in ottima condizione, sta mettendo praticamente da solo all'angolo Dario Cologna, che fa ricorso, le informazioni sui tempi in pista live time. Deve fare ricorso alle più recondite, alle più lontane energie, ammesso ci siano, dopo per 30 km più ha tenuto, ma poi il malanno di stagione gli presenta vieppiù il conto. Guardi la Formula 1, la guidi. Petter Eliasson è estremamente attivo. Se prima lavorava che sembrava in controtendenza, ed anzi contro il, chiamiamolo, capitano Petter Northug, l'atleta della stessa nazione che ha interesse di classifica enorme. Alza bandiera bianca con lui Alex Harvey, di due atleti di livello che hanno lasciato intanto gli italiani, con Clara brillante nel gruppo dei sette di testa. Vicenta che insegue a poco più di 20 secondi, viaggia con Richardson, con Villegdan, ottimi treni. Eccolo qui inquadrato, vediamo anche David Hofer. Hofer è il distacco intorno ai 2 minuti agli ultimi passaggi, mentre non ho l'ufficialità dell'abbandono di Nöckler, ma direi che ufficiosamente Nöckler anche lui alza bandiera bianca. Comunque rimane una grande stagione, Hofer 26esimo, paga 2.02, tutto questo al passaggio allo stadio, quando mancano 8.3 al traguardo. Fuoco alle polveri, chi ne ha di più le metta sulla neve, vedremo, speriamo che ne abbia. Sembra proprio Roland Clara davanti a fare il ritmo
anche perché dietro un Lechkov e compagni, soprattutto Petter Northug, però Vicenta torna, e là dietro, come veramente ci diceva, è un genio, il mitico Soppelsa, che è stato nostro, è stato un mio collega di gare, dice occhio a Giorgio perché se gli danno troppo spazio potrebbe anche rientrare. Speriamo che sia così, caro genio, anche se ti dico adesso si andrà a smanigliare per andare sull'ultimo dei bonus point in palio, dunque ancora punti pesanti in palio, soprattutto quelli finali. A memoria Giorgio, 4 volte nei primi 10 a Oslo. E dunque, a 40 anni, hai capito? Vediamo Northug, mi è sembrato questa volta veramente un po'... Un po' corto, è il modo suo di correre, però fa fatica. Fa fatica assieme a Ghirdane, vedete come si aggrappa sui bastoni, butta giù il cranio. Beh, adesso... Si scoccia, perché naturalmente vuole un po' di collaborazione, non gli viene data assolutamente. Sì, queste sono cose che fanno girare le scatole, perché quando sei lì, che ce n'hai, però non puoi far tutto da solo. Puoi tagliare fuori un Northug, che sappiamo benissimo che se te lo porti ai 100 metri ti smeriglia, ti asfalta. È giusto anche che si incavoli un attimino, perché Clara vuole fare le azioni, però deve avere un attimino di collaborazione. E si scalda anche in cabina, lo sentite? Voi non lo vedete, lo vedo io. Ma è così, ma perché mi medesimo in quello che è lo stato di Roland Clara. È davanti che tira, fa l'azione. Ecco, tu sei un atleta da telecronista, mi viene a dire giusto, sì, ma deve anche stare calmo, nel senso che non bisogna perdere le staffe, anche no, perché alla fine ci guadagnano, no, gli altri, ci perdi tu. Ah certo, questo è sicuro, noi ci incavoliamo più di lui, però vedete come adesso l'azione si è un attimino un po' rallentata e i due sono tornati, si sono praticamente riagganciati ancora al gruppo, anche se vedete come Petter Northug nella sua modo di fare, sempre ciondolante, butta giù il cranio, però eccola lì. Comunque un'ottima Norvegia nella gara di casa, che vale un mondiale, giù di lì, per il norvegese. Nel gruppo di testa non ci sono svedesi, il migliore dei loro è Richardson, che è buon ottavo comunque, e che lì con Vicente Bilezanin agganciato in quella terra di mezzo tra paradiso ed inferno. Il paradiso vuol dire entrare nei 7 che si giocheranno la vittoria, salvo sorprese. Lechkov capisce che bisogna... Lechkov apre il gas, Lechkov apre il gas e dietro a lui non molla Roland Clara, è quello che voleva l'italiano, e fare un po' di ritmo, cercare di far fuori 3 per 16 qui si ricorda 7, la vecchia, sì, il vecchio tracciato da 16 a 7 che è stata non la vecchissima ma il quella, passaggio di mezzo da gira 16 a 7. Vedete come l'azione parta e si faccia un po' di si dia un po' di gas, restano al gancio, restano al gancio. Infatti ci chiedono anche, Mina ci chiede se hanno fatto bene a non cambiare gli sci. Non è questo, la decisione sta nel primo o in quelli che sono quegli attimi, ma probabilmente si è visto che gli sci non erano così rallentati e assolutamente non puoi da solo fermarti e cambiare gli sci e far scappare il gruppo, assolutamente. Allora è una decisione che si prende così, la senti nell'aria se uno vuole cambiare o capito, e di conseguenza se uno non si ferma, non si ferma nessuno. Si va formando un quartetto frattanto, la fatica. Northug adesso sembra veramente un po' secco anche lui, vedremo Cologne, lo attendiamo al passaggio all'intermedio, Vicenta è decimo a 37 secondi, Richardson e Villegzani in Vicenta perdono rispetto al precedente intermedio, erano a 21 secondi, adesso sono a 33-37 secondi e in grande difficoltà, ma grande proprio, Dario Cologne. Sì, fa fatica anche il 5 Chernusov, fa fatica, vedete come non riesca più ad agganciare, qua deve provare, Clara deve assolutamente provare ad andare e proprio frazionare ancora di più il gruppo, vedete come... Distacco pesantissimo per Cologna, 1 minuto e 12 secondi. La beccata secca, Silvano, si vedeva che era proprio sulle gambe e... In più viaggia da solo. È ancora peggio, perché quando viaggi da solo... Dietro di lui, Cologna 10 secondi dietro, secondo più secondo meno Södergren, questo è un buon alleato, Goethe a 1.22, Cologna veramente a 1.12. Intanto ancora Roland Clara davanti a fare il ritmo, assolutamente, tiene giù il gas, Rollo, tiene giù il gas, se un cambio venisse non sarebbe male, ma mi sa che... Nessuno qua abbia voglia di dare cambio all'italiano. Bonus punti sulla riga rossa di Coppa del Mondo, importanti per Alexander Lechkov, soprattutto
che se dovesse vincere quest'oggi e prendersi altri bonus punti di Coppa del Mondo, potrebbe, al di là della sprint di Stoccolma, dove alla fine potrebbe anche difendersi, essere la sorpresa del finale di stagione di Coppa del Mondo. Buon per lo spettacolo. Ci spiace sinceramente per Colonia, perché merita semplicemente tanto questo campionissimo. Lechkov porta in cascina 12 punti come bonus point di Coppa del Mondo. Sì. Vediamo Northug. 12 perché 15 li porta a casa Clara. E poi Northug che arriva adesso, ma ragazzi miei, è passato davanti anche a Gjerdalen, dunque non è una bella azione. Gjerdalen saggiamente lo lascia stare davanti. Certo che sì. Un punticino, un punticino in più. Northug è sesto, prende 5 punti di Coppa del Mondo. Va a 31 bonus point di Coppa complessivi. Grande Lechkov che porta a casa come bonus punti di Coppa del Mondo, se mi conti sono giusti, spero di sì, 67 punti. Molla invece Colonia, rimane come, a 33. E come non ce la fa più Giorgio Dicenta, probabilmente ha accusato il colpo. Adesso vedete come stia andando via tranquillo Giorgione, il carnico ragazzo, che ragazzone, perché non possiamo chiamarlo vecchietto, perché veramente ha un cuore grandissimo ancora qua, la sua decima, come diceva Silvano, 50 chilometri ancora, voleva essere protagonista anche qui. Intanto Sjödgren, che aveva così provato un'azione a inizio gara, ma assolutamente in una 50 non puoi inventarti nulla se non essere come un Johan Olsson, che veramente ha tirato fuori una cosa esagerata in Val di Fiemme. Intanto Clara, c'è Colonia là in fondo che mamma mia, arriva, che ciondola, fa fatica Colonia, mamma mia che cotta che ha preso, una, due, tre scimmie sulla schiena si ritrova ora Dario Colonia, ahimè, veramente ci ha provato fino in fondo, ma se la condizione non è la migliore fai veramente fatica a rimanere coi primi. Situazione sulla base dei bonus punti di Coppa del Mondo, veramente prima del via guidava Colonia con 23 punti su Northug, 107 su Lechkov. Prima del traguardo, quel che succede al momento è questo: Colonia, di fatto ancora il pettorale di Coppa del Mondo giallo come leader di Coppa del Mondo, avrebbe 25 punti di vantaggio al momento su Northug e solo 73 su Lechkov. Se Lechkov piazza la zampata vincente, può dire la sua per vincere la Coppa del Mondo. Dove Northug, quello che ha speso meno quest'oggi, tra virgolette, e tutto sommato è rimasto lì, senza cedimenti, senza attacchi. Alla fine Northug potrebbe essere, a mio modesto avviso, l'indiziato per vincere la Coppa del Mondo, l'indiziato numero uno, cosa che era impensabile soltanto prima del Mondiale di Fiemme, o meglio, anche dopo il Mondiale di Fiemme. Il fondo è bello anche perché così si vanno, le gare si devono fare fino all'ultimo. Quest'anno ancora di più la Coppa del Mondo si è portata fino qui, ma fino qui non sarà finita qui a Oslo, come dice Silvano. Stoccolma è ancora Falun, deciderà, perché una 50 si può anche recuperare e si può anche tenere duro nelle ultime gare. E anche un Dario Colonia, non tagliamolo fuori del tutto dai giochi, perché secondo me un Dario potrebbe anche adesso magari così tirare i remi in barca, recuperare alla grande, recuperare nel senso cercare di non sprecare ancora di più di quello che ha sprecato fino qui, anche se una crisi in una 50 te la porti addosso qualche giorno. Intanto qui c'è l'inquadratura sul duo Gjerdalen, Northug, un alleato importante Gjerdalen per ripetere Northug. Due a Oslo sono stati nella gara ridata dei mondiali, oro e bronzo tra i due vilezzani. Dovrà dare una veramente Clare veloce in discesa. Dovrà dare una stretta di mano Gjerdalen a Peter Northug per avergli dato una mano, man forte qui. Vedete come lo stia letteralmente trascinando al traguardo, perché anche Peter Northug che sta accusando questo finale di gara. Lo sta accusando invece Roland Clara, ancora davanti insieme altri quattro. Dunque per un podio tre posti sono in cinque. E tra le sorprese di giornata c'è la 14ª piazza del norvegese, il 24enne Hans Kristal Holund, quasi debuttante in Coppa del Mondo, e lì ben messo. Dicenta 20esimo, all'ultimo intermedio che abbiamo, ma la lotta per la vittoria adesso è qui davanti. Siamo al 46,6, mancano 3,3 km, poi il piede cambio. Chiede il cambio il norvegese, sì, Eliassen, e glielo dà subito, e fa bene a dare il cambio. Gjerdalen tenta ancora di riportare sotto Peter Northug, che sembra si
un attimino ripreso così dalla piccola, si può chiamare crisi, è stato un piccolo così cedimento in questo finale di gara. In tilt intanto il sistema informatico della FIS, quindi guardiamo semplicemente noi e voi il monitor TV e insomma l'appetito viene mangiando. C'è un italiano che ha gareggiato molto bene sin qui, vedasi Roland e Clara. Ultimo podio per noi 2010, sottovoce vinse Peter Northug che lotta per la Coppa del Mondo per vincerla, fu secondo Pietro Piller che salutiamo davanti a Vincent Vito, fu una bellissima 50. Gli altri italiani li ricordiamo che sono saliti sul podio qui, detto di Pietro Piller, Vicenta, Valbusa, Barco e Maurizio De Zotto, lontano 88, chissà che non sia, vedremo, speriamo che metta un sigillo per... anche Roland Clara qui a Oslo sulla collina di Holmenkollen. Deve provare tutto per tutto, sappiamo che qua bisogna proprio tentarla. Il primo a cedere secondo me potrebbe essere, magari mi smentirà poi alla fine, ma la dico, proprio il numero 5, Chernusov, che lo vedo quando il ritmo si alza un attimino in difficoltà, si stacca sempre, non so se sia tattica o se sia cosa. È comunque... sorprendente invece Peter Eliassen con il 24 al norvegese, sì. 19esimo qui lo scorso anno, decimo nel 2010, a Fiemme è stato 14esimo. Eliassen potrebbe veramente regalarsi un podio. E ha speso molto poco, anzi niente, Sundby. Sundby è un ragazzo che lo conosciamo benissimo. Tattico, polivalente assolutamente sì. Silvano è uno che va, quando in condizioni, in tutte e due le tecniche, non fa assolutamente nessuna differenza. È uno stile e un fisico non possente come quello che può essere quello di Dario Colonia, Peter North, un longilineo, ma molto... così, come un Roland Clara, sono fisici da cinquantisti, così vogliamo chiamarli. Infatti vediamo intanto Gerdalen come si porta ancora sulle code Peter Northug, che fa fatica ma deve provare a tenere duro perché potrebbe trovarsi col pettorale di leader addosso quest'oggi. Guarda avanti, verso il traguardo che non è più lontanissimo, 2,5 km, Peter Eliassen, con lui c'è Clara, c'è con il pettorale rosso di leader di Coppa del Mondo Distance. Un sogno, il cassetto della Coppa del Mondo assoluta per Alexander Lechkov, c'è Sundby Chernusov, sembra essere quello che ne ha di meno, ma attenzione, sì, meglio non portarlo verso il traguardo perché è veloce in volata Chernusov. Un errore non bisogna fare adesso, rialzarsi per controllarsi negli ultimi due chilometri o l'ultimo chilometro, perché qui dietro non abbiamo uno scartino, abbiamo un Peter Northug che si aggancia, guardate, si aggancia sulle code di, prova almeno a farlo, di Vilek Zanin, ma guardate come Gerdalen si è accotto anche lui. Assolutamente non bisogna, ripeto, tirare il freno. Qui bisogna andare giù a tutta. Deve provare tutto per tutto anche Clara, cercando magari di stare sulle code di Eliassen, come sta facendo adesso. Due norvegesi, due rossi e da solo c'è un italiano che ci prova, ci deve provare, ci può anche riuscire in questa 50 che equivale, Valbusa l'ha detto più volte, beh, salire sul podio qui vuol dire se vinci tanto, qui tantissimo. Se vinci a Oslo è come vincere una medaglia ai mondiali, ricordiamolo, se vinci ad Oslo entri nella storia dello sci di fondo. Qui a vincere italiani lo sappiamo benissimo che non ce ne sono stati tanti, Pietro Piller Kotterer, che lo salutiamo ancora, è stato l'unico a vincere. 16 anni ed un giorno sono Pietro Piller salì sul podio, e anche Pietro fu l'ultimo nel marzo, 13 marzo 2010, a ciuffare il podio, fu secondo dietro Northug davanti a Vittu. Tocca a Clara, speriamo. Qui entri nella storia, dal momento che vinci qui, ragazzi miei, diventi veramente un idolo, un uomo che viene scritto su un album, ma un album di Holmenkollen che, ve lo giuro, vi garantisco, è un album che vale oltre un campionato del mondo, veramente. Speriamo bene. Vedremo la gara... poi l'epilogo, 2:04 di gara, in 5 per la vittoria, poi là dietro, si capisce, in tilt, c'è un gruppo che insegue con Gerdalen, con Northug, con uno svedese, mi sembrava anche Vilek Zanin. Ancora sospira Valbusa, vedete come intanto proprio come si vedeva il ritmo, si è alzato un attimino, abbia mollato, sono in 4 ora, 4 per 3 posti, per 3 posti ce n'è ancora uno, 5 per 3 posti, è ancora lì, 4 o 5, vedremo, non molla. La chiesa, simbolo di Oslo, di Oslo Holmenkollen, qui c'è la storia,
qui c'è la mecca dello sci di fondo, vince qui come vince Monaco nella Formula 1, Roland Garros nel tennis, Wimbledon, fate voi. Parigi, Roubaix, quello che Milano volete voi. Infatti, dunque, in tema di giornata. Vediamo, sbucare dalla curva, poi questa sarà una salita tosta qua, bisogna oggi aprire il gas. Oggi ti dico e vi dico, non allaccio Valbusa. No. Veramente, adesso sarà una salita decisiva questa, perché è l'ultima salita che porta proprio a quello che è l'entrata dello stadio. Qua bisogna tentare tutto per tutto. Vedete come il ritmo si faccia alto adesso, proprio Eliassen davanti a fare il ritmo. Singby sulla destra, Eliassen sulla sinistra, dietro Eliassen c'è Lechkov, mentre marca stretto Singby, Roland Clara, rientra Cernusov. Sono tutti attaccati, deve provare Rollo adesso in doppio, provare a andarsene, lui ce l'ha nelle corde, un passo doppio in progressione, deve provare tutto per tutto, qui deve andare, perché poi il traguardo non è uno sprinter, lo sappiamo benissimo, di conseguenza sulla ci guardano. I due russi sono più veloci degli altri sulla carta, ma una volata dopo 50 km è diversa da una volata. Assolutamente sì, assolutamente sì Silvano, si guardano, ancora lì Cernusov, non ha mollato. Volata è stata lo scorso anno con Röning che precedette di 6 decimi al traguardo Colonia di 5-8. Sundby che ci prende gusto qui nella sua Norvegia. Sundby è dotato anche lui di un buon finale, ma ricordiamo che dopo una 50 assolutamente nulla. Clara perde un passo ma all'interno. Nulla è scontato, si entra nello stadio, ancora il giro intorno al poligono e poi giù per gli ultimi 150 metri. Per Roland Clara, mi piace vederlo lì. Ha dei buoni materiali. Deve provare a passare adesso, non adesso deve aspettare. Adesso se ne hai un po' chiuso. Guai a perdere quel trinino di tre. In quattro per la vittoria c'è una salitella, c'è Eliassen, c'è Lechkov, c'è anche Clara che tenta di tenere sotto il russo Alexander Lechkov. Deve provare. Via, Rollo, via, devi stare si lì. Si incarta un po', perde un passo. Deve Giurga provare a passare anche Eliassen adesso, devi tentare. Un po' goboli. Devi buttarti, buttati. Lechkov. Fa fatica Clara, sì. Clara in difficoltà, perde un passo. Frittata fatta. Accipicchia Lechkov per una grandissima vittoria qui nella mecca del fondo Oslo Nycolen, dove l'Italia stecca purtroppo nel finale con Clara. Peccato. Un capolavoro che svanisce a 300 metri dal traguardo, ma capolavoro è quello di Alexander Lechkov che va a prendersi questa magnifica vittoria nella 50 di Oslo e la sua quinta vittoria in Coppa del Mondo. La Russia torna a vincere qui dopo ben 15 anni nel 98. Alexei Prokhorov, monumentale Lechkov. Monumentale Lechkov che, mamma mia, quest'oggi ha fatto vedere la voglia di voler vincere la Coppa, di provare almeno di vincere questa Coppa, anche se, ripetiamo, c'è di mezzo una Stoccolma che sicuramente non è a suo favore. Comunque oggi porta a casa 167 punti, mamma se i miei conti mia sono giusti. Quanti numeri, che numeri! Quest'oggi un Clara che si deve accontentare. Conti difficili da inventare, 106 per la vittoria, gli altri sono i miei conti lungo il tracciato, spero giusti. Importante la posizione di, attenzione al traguardo, di Peter Northug che si difende con le unghie e con i denti. Ah sì, Peter Northug che va a piazzarsi al sesto posto, dunque porta a casa 40 punti. 40 più i punti conquistati. Sono 71 i punti odierni di Northug, 167 se i miei conti sono giusti, spero di sì, quelli di Lechkov. È un bel testa a testa di Lechkov e adesso Lechkov va a prendersi la leadership di Coppa del Mondo. Adesso vediamo l'arrivo di Cologna. Qui c'è gran gioia nel clan russo, grande prova di squadra. C'è la Svezia verso il traguardo con Södergren che qui ha vinto due volte, con Lotto c'è Rute. Purtroppo non abbiamo i distacchi, problemi con il live fix per quanto riguarda Colonia, che comunque chiuderà lontano. Colonia era dietro di un minuto e mezzo, dunque ha anche aumentato lo svantaggio del... C'è Dicenta verso il traguardo, finisce ancora una volta lì vicino ai migliori, grandissimo atleta che non molla mai, Dicenta dodicesimo, vola sulla neve. Dicenta dodicesimo, 50 di Oslo, a 1,38 dalla testa, dunque grande gara ancora di un Giorgione, mai domo. Lechkov eccezionale, vince. E lungo il tracciato prende ovunque bonus punti, 12 al primo bonus point, 10 al secondo, 6 al terzo bonus point, 15 al quarto, 12 al quinto, 12 al sesto, più 100 al traguardo, sono 167. E qui c'è chi saluta
il traguardo, c'è Colonia non lontano dal traguardo. A mio avviso, Silvano, chi deciderà quest'anno la Coppa del Mondo sarà proprio quella sprint di Stoccolma. Bisognerà vedere un Petter Northug come arriverà in quella sprint. Vedremo se riuscirà a prendere punti, quei punti sufficienti che potrebbero permettere al fuoriclasse norvegese di tentare di vincere la Coppa su un Lechkov a dir mio, e vediamo se un Colonia si riprenderà da quella crisi che ha beccato oggi in questa 50 km di Holmenkollen, una crisi che è la proprio sega. Il Lechkov è davanti di 12 punti rispetto a Petter Northug, beneficio di ventaglio, ribadisco, ma il nostro stile ci proviamo, nonostante tanti calcoli, comunque si devono fare in live, in diretta. Colonia oggi ha sofferto, ma sarà protagonista, ne siamo sicuri, statene certi, nel finale di Coppa del Mondo. Chiude 19esimo al traguardo. 19esimo, 12 punti, di 12 Coppa punti del Mondo più quelli accumulati. 12 più Silvano 32, è sempre pronto a fare i conti. Dunque, tra un po' vi daremo anche la. No, vabbè, ma ci sta pure l'errore. Ma Silvano non lo fa. Allora, Lechkov dovrebbe essere il nuovo leader di Coppa del Mondo. E poi giusto dietro, vicinissimi, Colonia e Nord. Dunque, vicinissimi ancora i due a combattere ancora una volta. Cambiata la testa di Coppa del Mondo, che è appunto Lechkov che ha voluto questa 50 km, 160 punti portati a casa dal russo, ragazzi miei. Due gare quasi in una ha portato a casa il quinquadrato Lechkov. Mamma mia, Alexander Lechkov, che gara che si è portato a casa quest'oggi. Si è visto dall'inizio, generosissimo dai primi metri, e ha avuto ragione, ancora ha avuto la forza finale di andare lì davanti e staccare tutti sull'ultima salitella dietro al poligono e vincersi questa gara della 50 km, che non è solo un risultato che ha fatto balzare il russo in testa, ma ha vinto la 50 di oggi. Sì, i miei conti sono giusti, poi vedremo. Comunque ci proviamo. Lechkov si prende la leadership di Coppa del Mondo con 9 punti su Colonia, 12 su Petter Northug. Comunque questa è un'indicazione, spero anche poi veritiera nella sua sostanza, ma quel che è certo, c'è una Coppa del Mondo pienamente riaperta. Bella anche questa immagine. Bella sì, perché è meglio che la vittoria sia arrivata a lui che a Petter Northug, anche se ricordiamo i due non è che si odino, anzi Petter Northug e Colonia c'è un bel rapporto, dunque un rapporto di sportività assoluta. È un bel 5 dato a Lechkov, a Dario Colonia, è sempre un bel vedere. Dai Silvano, ti tocca, risposta immediata. Bubu Valbusa, grande compagno di viaggio, Stoccolma, sprinting classico Falun, c'è una 3-3 in skating, prologo, c'è una 15 di massa a Falun, c'è una 15 in seguimento sempre a Falun. Abbiamo tre ragazzi racchiusi in 12 punti, mancano 4 gare alla fine. Chi vince la Coppa del Mondo? Io te lo dico. Io dico Petter Northug. Io dico ancora Dario Colonia. Allora, vedremo. Northug per Gaden, Colonia per Valbusa, fate voi. Ma sai perché? Ho visto Dario Colonia arrivare, cioè uno che arriva a una 50, sì, ha beccato la crisi, ma ha saputo gestire anche nella crisi. È arrivato, è stato non distrutto. Nella crisi, su questo sono d'accordissimo. Sì, non è arrivato distrutto, è arrivato sicotto, ha finito un po' di benzina. Ma attenzione, perché le gare non sono così lunghe, lui ha fatto vedere che per 35-40 km c'era. Dunque ragazzi miei, attenzione ancora anche a Dario Colonia, che a mio avviso può ancora vincere la Coppa. E qui c'è Alexander Lechkov che ha vinto un grandissimo finale. La seconda piazza per Sundby, che guadagna un gradino, terzo lo scorso anno, secondo quest'oggi, terzo Cernusov. Eliassen, gran gara, finisce quarto. Tanto remerco per l'Italia, rimpianti per l'ottima quinta piazza di Clara, ma sul podio ci finiscono altri atleti. Coppa del Mondo pienamente riaperta. Oggi, domani c'è la 30, appena dopo mezzogiorno. Dunque, il commento di Valbusa. Un rammarico. Vedete, c'è solo il rammarico di Roland Clara, gara bellissima. Che Offer 32esimo intanto, perdono Bubu a 6.31. Ecco, ripeto, gara bellissima, vissuta fino in fondo, si è racchiusa in pochissimi punti la Coppa del Mondo, dunque spettacolare, e non mancate nelle prossime gare, perché sarà sicuramente spettacolo fino a Falun, la finale che sarà proprio scoppiettante.
La Russia con la vittoria odierna vince per la terza volta qui a Oslo, torna a vincere dopo 15 anni dal successo, 15 anni or sono e due giorni di Alexei Prokhorov. La Russia vantava l'ultimo podio qui con Andrei Nutrikin nel 2003, quindi dopo tanto tempo la Russia sorride. Queste le immagini del via della 50 di Oslo, che vede un monumentale Legkov che lancia segnali verso una possibile conquista della sua Coppa del Mondo. C'è una sprint dove dovrà difendersi, poi l'attacco nelle altre gare, il prologo in skating, la 15 in classico, partenza di massa, e infine la 15 di inseguimento. Verona segnati ancora 350 punti, classifica di Coppa del Mondo che la regia non ci propone, ma dovrebbe essere questa la situazione, con Legkov davanti per 9 punti su Cologne, 12 su Peter Nordtug. Ci siamo forse spinti al di là anche del nostro compito, ma questo lo stile di Bubu Valbusa, di Silvano Den che vi parla, lo stile dei randaggi che vi salutano, vi abbracciano. Spero sia stata una bella 50 d'oro. Noi ci siamo divertiti, spero anche voi. A domani, saluti. A domani, alle 12 e qualche minuto per la 30. Don, a domani.